Abbiamo fatto una falsa partenza, ma ci siamo. Ci siamo, e quello che state ascoltando è Fumble. Probabilmente nella falsa partenza avete sentito Claudio blaterare come roba a caso. Ma quello che state ascoltando adesso è Fumble, e quindi potete sentire non solo me blaterare, ma anche gli altri. Un po' tutto il mondo blaterare, tranne Roberto che è a casa con la febbre. Mi dispiace. Casa con la febbre è la scusa ufficiale, l'abbiamo gambizzato, a dire il vero. In realtà è un golem di cartone già in questo momento. Ormai, in questo momento lo stiamo cartonando. È già stato cartonato. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Questa sera giochiamo a Urban Heroes. Scopriamo che poteri abbiamo e soprattutto riusciremo a parlare, appunto, perché Roberto è a casa con 3,5 di febbre. Ciao Roberto, ci manchi già. Qua con noi ci sono Alessandro e Matteo, ma soprattutto Alessandro, che ci farà da master questa sera. E loro sono qua in quanto sono quelli che hanno fatto Urban Heroes effettivamente. Oh, grazie. Ciao ragazzi. Dall'inizio alla fine. Stanno passando delle schede, ma io avevo delle schede, non so adesso. No, hanno semplicemente voluto leggere le schede perché. Quindi che abbiamo avuto un momento in questi giorni di un. Ma io chi cazzo ero? No, così è. Non stava parlando del suo personaggio, ma proprio di se stesso. quello capita ogni settimana. Siamo persone confuse. Io so perfettamente chi ero. Non so se ti ricordi qualcosa di me, ma avevo fatto un inglese che era stato un ex broker di borsa e poi era diventato un attivista religioso che era andato a farsi di funghi in Messico. No, ma infatti io proponevo come prima cosa per iniziare di fare un piccolo riassuntino ognuno del proprio personaggio, così giusto per... E allora, già che ho iniziato io, oltre ad essere un ex broker che si è dato alla New Age e che ha scelto di fare l'attivista, ho come punto di riferimento Jack Byzantine, che è un famoso mago inglese. Benissimo. Il mio nome è, nella migliore tradizione della Silver Age dei fumetti, Carver Coxton, quindi con l'iniziale del nome e del cognome uguali. Assolutamente, perfetto. E ho fatto gli ultimi 6 mesi in giro per il deserto del Nevada, per essere sconfinando poi in Messico, passando dalla California, alla ricerca di qualche cosa che non ho trovato, e sto tornando verso il mio paese d'origine, l'Inghilterra, senza un soldo, senza una famiglia che mi stia alle spalle, perché mio fratellastro per la precisione mi ha mandato a cagare. Ho rimediato una bella cicatrice sul collo, in ogni caso. È il posto di Roberto, quindi devi aggiungere qualcosa. Ho rimediato una bella cicatrice sul collo perché ho dato fastidio a dei banditos messicani che mi hanno fatto pagare la mia insolenza. Aspetta un attimo, quindi vuoi dirmi che la creazione del personaggio con gli eventi della vita è servita per costruire un bel background? Certo, assolutamente sì. Una delle cose che noi adoriamo parecchio, quella della creazione con i background. Perché più è casuale, meglio è. Esatto, metterle assieme in realtà è meno difficile di quello che uno possa pensare e vengono fuori delle figate. Puoi fare tanto lo stupidino poi. Tra l'altro, se ne siamo anche voglia. Guarda, le persone che stanno qua dentro. Soprattutto dei personaggi di manto. Tu ti chiami Carver Coxton. Carter Coxton. Ah, infatti stavo dicendo, ti chiami veramente scolpitore cazzo di pietra. Bellissimo. Bellissimo. In effetti potrei cambiare. Tra l'altro, la cosa della doppia lettera è una cosa che è presente anche in molti dei nostri personaggi. The Cleric in realtà si chiama Frank Fortress. Megalod si chiama Mark Manara. Quindi siamo sempre attenti anche a queste piccole cose. Sì, sennò, insomma. Avanti, il prossimo. Allora, aspetta, c'è sempre un. Me lo devo segnare qua, però. Come distingo i due Claudio? Carter Coxton e Liam. Se no, è Claudio 1 e Claudio 2. Io sono Claudio 2. Liam Murphy, giusto? Liam Murphy. Quindi parli di qualcosa di. Allora, sei in crisi, era vero? Non diciamo ad alta voce. Allora, ormai è successo. Allora, Liam Murphy. Diventato prete ma nato irlandese. Mm-hmm. Ed è molto più importante il fatto che sia irlandese che non sia prete, anche perché in quanto prete è stato scomunicato da un pochettino. È una persona che ha molto a cuore le sue pecorelle smarrite, ma tende a raddrizzarle a schiaffi piuttosto che a parole. Oh, bene. Appunto, nato irlandese. Ha avuto un problema fisico di cui sinceramente non mi ricordo la natura, se non mi sbaglio aveva avuto una diminuzione di peso fortissima a causa di uno stress post-traumatico. Ha un figlio a carico, mm-hmm, ed è stato scomunicato dalla chiesa.
questo lo ha segnato male. Chiesa male, cattolica. Male. Chiesa cattolica, lui era un prete cattolico, ha avuto un figlio, quindi va da sé. Che sì. La cosa mi è stata presa benissimo. Una bella sessione di disagio, quindi. Disagio. In realtà, allora, in realtà lui, vabbè, appunto, è in questa crociera perché sta cercando un attimino di serenità, non è una persona che si piange particolarmente addosso e inoltre la natura lo ha dotato di un fantastico e meraviglioso sembiante, è bello, è come proprio come lati positivi ha il fatto che è bello, questa bello cosa bello in modo assurdo, è bello bello in modo assurdo, lui non se ne cura particolarmente, ma questa cosa sicuramente lo porta a avere a essere facilitato nel suo avere una determinata influenza sul prossimo. Assolutamente. C'è poco da dire se non il fatto che è molto la somma delle sue componenti principali. È profondamente irlandese, la cosa gli ha rovinato la vita, ma ne è molto felice. Ed è profondamente cattolico. Nonostante ormai la sua fede non sia corroborata anche da uno status di post-seminarismo che lo aveva. Che, in cui lui si sentiva molto riconosciuto. Molto, molto bene. Adesso non sa bene quale direzione prenderà la sua vita. Però ha deciso di fare un viaggio proprio per staccare e vedere se una risposta la trova. Un viaggio o un trip? Perché ho dei funghi. No, non ti preoccupare. No, io bevo e basta. Va bene. Io Matteo? Bevo, figliolo. Allora, io sono Juan Carlos. Hopla. Un artista di soap opere. Mi verrebbe a dire Tex-Mex. Non ora è spagnolo. No. Non è spagnolo. No. Ci sta. Sono abbastanza di successo. Ok, perfetto. Se non ricordo male, era stato di origini in realtà americane, però trasferito in Sud America. Benissimo. A fare le soap opere. Sei l'unico messicano che è andato dagli Stati Uniti al Messico per diventare. Perché se non ricordo male, qua l'ambientazione era che il Messico non era messo così male. No, il Messico è una delle. Anzi. È il Messico. L'unione degli stati sudamericani, perché sono un'unione vera e propria, una federazione esattamente come gli Stati Uniti, e sono fra gli stati emergenti, diciamo, quindi esatto. c'è una ripresa. Ottimo, quello. Sono abbastanza conosciuto e amato, soltanto che ho avuto un leggero problema, per cui poi dalla parte del successo sono passato ad avere qualche difficoltà durante le soap opera, perché ho avuto un incidente che mi ha menomato una manina. Una manina. Perché come tutti sanno, ogni mio benedetto personaggio, per caso dei dadi, deve avere una manina. Un arto in meno. O a causa dei dadi o a causa del master, se sono io. A scelta, infatti. Ho una serie di contatti abbastanza estesi in vari ambiti, e stavo mettendo adesso, di cui uno in realtà voglio chiedere a te come se posso metterla. Sì, 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 sì. Ah, c'è un contatto che mi viene dato dal fatto di essere un artista. Sì. E quello metterei Tom Cruise. Perché da quel che. Qual è il tuo stato sociale? Stato sociale alto borghese. In realtà la meccanica dei contatti come funziona? Ok, e vedi che esatto. Quella era. Puoi sceglierli solamente di uno status sociale in più o uno in meno rispetto al tuo. Okay. Quindi sopra alto borghese, se non sbaglio, c'è ricco. Forse Tom Cruise è un po' sopra, è sul miliardario. Ok, l'idea è in realtà voglio un contatto nella chiesa di Scientology. Infatti stavo dicendo. Perfetto. Potrebbe essere tranquillamente potrebbe essere amico, avere come contatto, che ne so, un cugino di Tom Cruise. Va benissimo. Una persona comunque molto vicina a lui, per cui l'hai conosciuto. Sei tranquillamente. Sei un clear. La moglie può andare bene. La moglie chi è? Quale? Sarebbe bellissima ambientazione. Allora, sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo che fosse l'ex moglie era Kidman, però non c'entra un cazzo con la chiesa di Scientology, perché è l'ex moglie, proprio perché la mandata a fanculo. Scientology ha detto è una persona soppressiva. Soppressiva. Non voglio sapere cosa voglia dire. In ogni caso, credo che sarebbe una mutaforme, un iro mutaforme. L'ex più recente è quella di Dawson Creek. È per quello, perché in realtà è ricca, ma perché sta con Tom Cruise. Sì, però le ha dato una figlia. Ha una figlia? Della figlia, giusto? Di cui ha mangiato la placenta. Così, che brutto. Sta venendo un po' lo sbocco. Della figlia, sono amico della figlia. Mezzanotte ci facciamo. Bene, può starci. Sei amico della placenta. Poi, siccome per background ho una quantità di contatti che ti raccomando, l'altro contatto è che comunque io
bene o male sono andato comunque in Messico, avevo come compagno di elementari uno che è diventato un pezzo forte nel cartello della droga. Perfetto, va bene, quello va benissimo. E l'altro pezzo era un... Se ne può avere uno generico che non sia un nome, ma sia una tipologia, tipo le casalinghe? Allora, posso solo aggiungere che... È un attore di soap opera, le casalinghe. In molti mi hanno chiesto, nella creazione del personaggio, ma posso avere questo attore, posso questo? Da regole, effettivamente, non si potrebbe, a parte in certi casi in cui ce la fai proprio ad andare su così tanto di status sociale. Però per me è anche una meccanica bella. Fra i vari dossier, nome della prossima espansione che faremo uscire, saranno tanti, ognuna dedicata a uno stato sociale, diciamo, c'era quello dedicato al mondo dello spettacolo e comunicazione, in cui inseriremo proprio regole anche per questo, tra cui anche avere dei contatti un po' più particolari. Quindi, insomma, sono cose che un master, uno sceneggiatore può concedere già tranquillamente. Io consiglio sempre. Io ti dico, nella misura, cioè l'idea è proprio quella del, essendo attore da soap opera, cercavo una cosa generica, sì, tipo ad avere dei fan un po'... Sì, esatto, inseriremo proprio una sorta di fan system, fattore popolarità, che già abbiamo accennato in Next, nell'avventura. Quindi vedimi tu la misura in cui metterti... Sì, lì c'è un fattore popolarità dato dalla da quello che facevi nella casa. Invece qua ne daremo uno proprio per il gioco, c'è già in tanti altri giochi, qua lo faremo nel nostro modo, che mi sarà sempre crudo e devastante. Allora mi segno un'ultima cosa che non avevo segnato l'altra volta. E intanto che tu ti segni questa cosa, sì, io volevo dire a chi ci sta ascoltando in diretta su Spreaker o su YouTube che possono o scriverci sulla chat di Spreaker, che noi le vediamo sul mega schermo qua in ufficio, oppure ci possono twittare a @FumbleGDR o @UrbanHeroes con l'hashtag FumbleNow. Intanto salutiamo quelli che già ci stanno dicendo ciao e sono... Ciao, ciao Giorgio, ciao Ortga, ciao Marco Mengoni, ciao Alice. Al marzialista quale? Io sono marzialista, anche lui è marzialista. Siamo in due. Alzi la mano i marzialisti? No, non è molto radiofonico. Siamo in due marzialisti. Ma ci stanno guardando anche su YouTube, probabilmente. Ciao! Mi sono appena reso conto di una cosa, invece, che io ero convinto di avere 3 contatti, ma ne ho segnati che devo metterne 5. Ok. Aiuto! Comincia a essere una persona soppressiva. A questo proposito, io ne ho 4 di contatti. Uno potrebbe essere in contatto con te, perché uno dei miei contatti è José Cuervo, lo spacciatore di fiducia. Messicano. Quello è sicuramente lì. Droga. Ci può stare. Esattamente. José Cuervo è importante, non ricordate. Molto bello. C'è un'altra cosa che mi sembra che non abbiate fatto l'altra volta. L'equipaggiamento, esatto, sicuramente no, l'equipaggiamento. Allora, io ho messo solo fiaschetta whisky, ma io ce l'ho. Nient'altro. Io avevo speso dei soldi, avevo comprato documenti falsi e peyote. Perfetto, perfetto, ci sta tutto. Resto sono dei vestiti da straccione, sono col barbone non... Benissimo. L'hai vinta la crociera? Sì, l'ho vinta sostanzialmente a... Sì, esatto, siete in crociera, per cui potete scrivervi, in teoria si può scrivere anche tutto quello che si ha a casa, c'è un meccanismo scritto per descrivere proprio tutto, volendo. Ora ci servirà più che altro sapere quello che vi siete portati dietro durante una crociera. Quindi... Che è esattamente solo questo, documenti falsi e peyote. Benissimo. E benissimo. Dei soldi. Qualcosa da bere magari, esatto, con i peyote. Che... Una valigia di... con le... strette necessità e una Bibbia. Perfetto, segnatevelo anche sulla scheda le cose che volete avere con voi. Nel caso, in ambientazione ci sono alcune cose che sono un po' particolari. Ad esempio, non so se l'avevo già accennato l'altra volta, lo Psyphone. Esiste la tecnologia Psy-Fi. Ah sì, mi ricordo. Per cui i cellulari hanno dei gear, si possono comandare semplicemente con il pensiero. Queste diavolerie non mi interessano e non mi sono mai interessate. Benissimo, padre. E altro, insomma, io ho dietro in realtà un sacco di capi di vestiario. E tra l'altro anche la stavo riguardando le cose da background, i vestiti anche da sposo, perché in teoria questa crociera l'avevo prenotata perché mi dovevo sposare e mi è nata a Ramengo il matrimonio, perché la mia, in teoria, futura moglie, no, ormai non più, mi ha piantato per il medico di bordo. Benissimo. Medico benissimo. Di bordo? Addirittura. Giocavano al dottore. Una opera così. Benissimo, direi. Fiaschetta whisky, valigia con una stretta necessità. Poi, cioè nel senso, con vestiti. Sì, i vostri personaggi non mi sembrano militari, quindi... No, decisamente. Di quel tipo non mi sembra che...
Conoscendo la mia estrazione sociale, vengo, potrei decidere di portarmi dietro un tirapugni, ma mi basta la fiaschetta. Sì, forse. Che ha forma di tirapugni? No, ma è di ferro, ma vale uguale. Per invece quello con ayahuasca e altri funghi vari nella valigia, una delle droghe più diffuse nel mondo è il connettore Z. Ah, giusto. In ambientazione, appunto, sono droghe tagliate, ecco, diciamo, con materiale radioattivo Z. E danno la sensazione, a quanto pare, di avere dei superpoteri. Si dice persino che possano conferire superpoteri su certe persone, evidentemente in qualche modo conformate per ottenerli. Però creano anche dei mostri, che sono i cosiddetti zankis, ossia dei veri e propri tossicodipendenti che sono stati devastati dalla droga, come chi prende il crocodile, né più né meno, che vanno in cerca di carne di Eros, proprio perché emette una leggera radioattività Z. Quindi ecco, volendo potresti avere anche una dose di questo. Se vuoi. Nell'equipaggiamento. È qualcosa di altamente illegale e difficile da reperire, però queste sono le varie particolarità. Altra cosa c'è Stamina. Esistono delle iniezioni subdermiche di staminali di un'azienda giapponese molto diffusa, che sono abbastanza in voga, soprattutto fra i VIP, nel mondo dello spettacolo. Costano tantissimo, 10.000, 20.000 dollari, cose del genere. Sì? Ho aggiunto, scusami, i contatti mancanti. Una parte dei contatti è che in realtà è una schiera di stunt. Sì, sì, va bene. Che conosco bene e qui lavoro. E l'altro che mi ha aggiunto Claudio, effettivamente ci sta, è un mia madre. Senso che mia madre è un ricco messicano, figurati se la madre non ha modo di mettere bene. No, certo, questione. Tutte le sue questioni. Sì. Scusa, giusto perché avendo tanti mi pareva brutto non sfruttarli. Come mamma italiana hanno sempre una risorsa. Ma penso che loro ne abbiano di più, cioè un mitra nascosto nella gonna. Forse. Se avete visto Wiz sapete che sono disposte a tutto. Forse ne hanno di più. Scusate. Allora direi, io inaugurerei con una birretta all'inizio. Perché sì, e c'è una parte fondamentale. C'è anche la grappa, se vuoi. Si va scalando. Scusate, io in effetti avrei tre contatti da riempire. Sì. Io velocemente vi direi: vai. Una persona nel clero, non so, un vescovo, sì, qualcuno, cioè nel senso, una persona uno step nel oltre a te, uno step oltre a me, una persona, sì, nel clero. Va bene. Mio fratello, che potrebbe lavorare nella io non mi potrei permettere una crociera. Ok, perfetto. Però ho un fratello che magari, cosa ne so, qua fa spettacolo, fa il cameriere. Sì, ma sì, è stato, sì, tuo, sì, fratello, sì, che avevi dato intemporaneamente il tuo figlio. No, aspetta, un fratello, il figlio non era tuo, era, ma era tuo fratello, avevi assunto la responsabilità. Mi ricordo. Sto ricostruendo anch'io ed è complicato. È complicato. No. Allora, fratellino mio, mi devi un favore. E la quel vostra, fratello, ragazzi, che ti deve un favore, ti sta pagando, sì, la crociera. Esattamente. Esatto. Ah, giusto. Allora, il contatto è mio fratello. Perché mi sta pagando la crociera? Perché lui, oltre a aver fatto un figlio che, per cui l'ho coperto, si sta facendo la bella vita. È un politico. E non poteva avere un figlio. Esattamente. Io concludo allora i miei contatti. Oltre allo, sì, spacciatore c'è il mio fratellastro. Ah, tutti che fratelli, madre. No, il mio però è fratellastro. Okay. Abbiamo solo il padre in comune. Ok. Che è l'unico però che ha tenuto i contatti con la mia famiglia quando io ho avuto quella, sì, crisi di stress che mi ha portato ad abbandonare Londra e ad andare nel deserto messicano a cercare una risposta. In più ho una giornalista e un attivista inglesi. Benissimo. Che aspettano di sapere da me qualche cosa sulla borsa inglese in modo da poter smontare questa facciata di capitalismo. Io invece sono ovviamente dei laboristi. Il mio terzo contatto te lo lascio a tuo totale pannaggio come plot point. Non lo decido, prego. Va bene. Sii pure decisionista sul mio terzo contatto. Va benissimo. I contatti si possono anche acquisire in gioco, perdere, ovviamente. Quindi... è strano. Io, tra le altre cose, visto che non abbiamo accennato finora, ricordo a chi ci ascolta che noi non sappiamo che benedetti poteri abbiamo, che verrà scoperto durante la sessione. E invece le voci nella testa ti ricordano che vogliono la birra anche loro. Nicola, cazzi vostri, la beviamo noi. Scusate. Si sentiva bene quel... è bellissimo, sembra una fuggita la Peroni. È vero. Stasera è serata fantozzi, sì, l'Italia che gioca.
Ci manca la cosa che era la, e noi abbiamo tutti, di cipolle. Noi abbiamo tutti gli ascoltatori di Spreaker in questo momento perché sono tutti nerd. Tutti gli altri che stanno guardando la partita. È vero, è vero. Via, va bene, allora dai, direi che possiamo iniziare. Sì. Allora parto con l'intro. Prima di tutto, voi altri siete sull'Amerigo Felicitas. Okay. Questo è il nome della nave da crociera che vi ospita. Non è un colosso, e la nave è partita da Mombasa, in Africa. Percorrerà un piccolo tour che arriverà ai parchi naturali delle Seychelles. Farà tappa alle Maldive, per poi approdare infine a Colombo in Sri Lanka. Questa è la fine di questa piccola crociera che in realtà però vi fa attraversare l'Oceano Indiano e vi fa vedere quindi dall'Africa, dove partite voi, fino al sud-est asiatico praticamente, insomma l'Oriente. L'azione inizia quando tutti i passeggeri si trovano a cena nel salone centrale sul ponte Mozart alle 20:30. È dicembre, è 2012. A dicembre, esatto. Questa sera il salone del ponte Mozart. Stiamo andando a giocare di dicembre noi, ovunque giochiamo. Perché l'inverno è una stagione più interessante dell'estate. Sì, come nelle mie campagne, mi dicono che ora è tardo pomeriggio. È sempre tardo pomeriggio nelle mie campagne, c'è nessun altro periodo. Sta per arrivare sera. Sì. No, in realtà, ecco, sì, qua è sera, quindi è ora di cena. È dicembre, però siete partiti da Mombasa e siete nel mezzo dell'Oceano Indiano. Quindi in realtà la stagione, il tempo, il clima non è poi così. Siete però ora in pieno oceano, in mare aperto. La sera quindi c'è il freschino fuori, il vento, siete in mare completamente aperto. Questa sera il salone del ponte Mozart è stato lustrato a dovere in occasione del primo di una serie di eventi organizzato dall'animazione offerta dall'Amerigo Viaggi. Fra i cordiali saluti del personale di bordo, iniziate a rivedere le facce che solo un giorno fa, al momento della vostra partenza, avevate iniziato a conoscere. Tutti si affannano già al bancone self-service, dove, fra cocktail di gamberi e bevande colorate, i piatti iniziano a riempirsi al ritmo di una abusata canzone sudamericana. Sono in coda al bancone. Sì, quindi vedete che effettivamente c'è questo salone da pranzo abbastanza ampio. C'è tutta la gente che si sta affannando per andare a mangiare, la banda con sotto il motivetto in MIDI e la canzone dell'estate. Esattamente, di sottofondo che suona. Okay, io non o so. Gli Intillimani, a seconda di quali politici può essere. Io non sono del migliore degli umori, quindi mi rivolgo alla persona che sta alla mia destra in coda, che cerca di superarmi, e gli dico... giovane, davanti agli occhi del Signore siamo tutti bellissimi, ma davanti agli occhi dell'uomo tu sei un cesso a rotelle, quindi spostati che mi fai caldo. Signore, un whisky liscio per favore. Due, grazie. Finalmente una persona di buon gusto. C'è il self-service, il bar. Sì. Quindi immagino che tu sia nella parte bar. Certo, io mangio alcolici. Mangi perfetto. No, mamma. No, in realtà no, basta, gamberetti. Vedi che c'è poca gente al momento, sono quasi tutti seduti a tavola, anche che stanno facendo la fila appunto per andare dal self-service. Al bar c'è solamente seduto un signore anziano che quando appunto chiedi un whisky con un forte accento tedesco, proprio è piuttosto palese, alza anche lui il bicchiere di whisky e risponde al cheers. Un brindisi. Che whisky è? Cosa mi sta versando? Sta versando quello che hai chiesto, non so se dipende dalla tua richiesta o se è andato a sentimento. Io non vado mai a sentimento, voglio un Tales che ha rinvecchiato 16 anni. No mamma, tequila no, non c'hanno tequila! Vedi perché che... sei diventato africano in un momento? No mamma! È complicato riuscire a switchare al messicano sentendo lui che fa invece un altro tipo di accento che non ho ancora ben capito. Partendo dal cinese per caso? Il signore anziano, che sembra piuttosto distinto nonostante la camicia hawaiana, il cappello, il panama che porta in testa,
quando ti sente la tua richiesta particolare, attacca bottone. Non è facile trovare di questi giorni persone che si intendono bene di bere. Siamo su una nave da crociera, l'importante è che bevano, non è importante che cosa bevono. Ma d'altra parte io ci sono nato irlandese, quindi... C'è sempre un motivo per bere. E ti allunga il bicchiere un brindisi. Fa un brindisi. Questa è una delle cose che non, di cui non dubito mai. È una verità incontestabile. Io che ero lì di fianco faccio... Sempre un motivo per bere, per dimenticare. Senza dubbio, senza dubbio. No, figliolo. Io ho perso la moglie da pochi mesi e ancora devo superare il grave trauma, ma una crociera forse è esattamente quello che ci vuole, così hanno detto i miei figli, ma... Una moglie, Dio. Non capite, vi stanno prendendo in giro. C'è qualcosa nei governi che ci sta controllando e voi siete qui a cincischiare di Dio e moglie. Butto giù un altro bicchiere di whisky. Il vecchio guarda te. Io lo guardo a mia volta e... Fate battere gli sguardi? No, lo guardo a mia volta e gli dico... avrà tipo 30 anni più di me, quanti? Perlomeno tu l'età del personaggio? 30. Sono giovane. Abbiamo anche un disegno del personaggio. Ah, è bellissimo! Ah, ma è quello che in Jurassic Park porta via. Vero, ah, quindi sapete già che sono i dinosauri. Esatto, allora, avendo lui probabilmente 40 anni più di me, lo chiamo figliolo. Gli dico, figliolo, non ti devi preoccupare, sono cose che capitano nella vita, l'importante è saperle mettere a sistema, prenderlo come un dono di nostro Signore. Molte persone prenderebbero come un dono di nostro Signore il fatto di non trovare più la moglie, d'altra parte. Oh beh, anch'io non sono come il Signore amareggiato qua vicino, propriamente un credente. Però mi definirei più un uomo di scienza, però diciamo che il signore qua prende la vita forse in maniera troppo negativa. No, non sono amareggiato, non capite, vi stanno prendendo in giro, dovete guardare oltre quello che vedete, i vostri occhi sono ancora chiusi, non capite, siete ancora schiavi, mi spiace per voi, veramente, molto mi dispiace. Io vi guardo entrambi, sorrido e dico... Quando dall'alto del paradiso sputerò sulle vostre teste che bruceranno nelle fiamme, ne riparleremo. E me ne vado. Certo, irlandese. Irlandese. Vuoi sapere Juan invece cosa fa? Juan sta cercando di impedire alla madre di raccogliere tutti i gamberetti in salsa cocktail. Ok. Nel mentre sente parlare di moglie ed è disperatissimo, perché in questo momento, questa sera, doveva prepararsi al... pomeriggio successivo in cui si sarebbe sposato. Ok, perfetto. Quindi una situazione... Le voci limite. Nello sci-fi dicono che il mio PG sta per parlare di scie chimiche? Sì. Ci speriamo tutti, in realtà. Lì all'affollamento dei gamberetti, del cibo, diciamo che i due personaggi, i due gruppi di spicco, sono una famiglia palesemente italiana, con tanto di figli che arraffano, moglie, padre che sono in famiglia, in vacanza, e tua madre. Sono i due centri di... Io vedo che davanti alla famiglia italiana c'è un piatto di lasagne di cui mi hanno detto essere buonissime. Mia madre mi ha rotto i cojones per mesi che lei voleva arrivare in Italia per assaggiare queste benedette lasagne, come le chiama lei. E quindi io mi avvicino alla famiglia italiana, tolgo gli occhiali, sorriso smagliante, è un... pardon? Tanto sono europei, non capisco un cazzo della lingua. Perfetto, immagino che tu non abbia l'italiano fra le lingue. No, inglese e spagnolo. Perfetto, vedi che dico, iniziano a parlare in italiano, gesticolare tantissimo, cercano di ringraziare. Spagnolos, gracias. Tiro fuori un pennarello e gli firmo il piatto. È un attore, non vedi che è un attore, te l'ho detto, un attore. Tu naturalmente non capisci. Non capisco un cazzo. Ma è questo succede. E che minchia un attore non hai capito. Sono di teme. Sì, figlia. Fammi anche un tiro per osservare. Hai qualche abilità che ti può aiutare così intanto? È una bella domanda. Le abilità sono dietro.
Vi ricordo un po' come si utilizza una abilità, appunto. Se c'è qualche abilità che può, diciamo, darvi qualche competenza in più nell'osservare, come, che ne so, hobby bird watching, piuttosto che anche caccia, volendo. Sì. Quindi ce ne sono veramente tante, potete tirare il dado aumentato, se no sarà un tiro puro di riflessi, quindi credo che tendenzialmente avrete di 6. Io ho soltanto arte a recitare, direi che nella fattispecie mi tiro un di 6. Esatto. Io vorrei bullarmi che ho 6. Il dado da 6 del Free RPG Day. Io come mai ho preso, cioè, ho qua oratoria ma non era un rango. In ogni caso è uno, è il primo livello, non può essere superiore a uno. Guarda che c'è molte... Grazie. Sei vero ma giusto. Che sei un pirla. Che sei un coglione. Sei vero ma giusto. Sai, tu diciamo che noti anche qualcun altro all'interno di questa massa di persone. E il tuo averli notati è dovuto proprio al tuo passato recente. Nel senso che hai notato quella che è chiaramente... la tipica coppia di sposini. Io voglio morire. Sì, la cosa ti colpisce. Ti colpisce. Per i coglioni, Katia. Guarda, se devi mandare a fanculo qualcuno, pendejo. Pendejo. La cosa ti colpisce proprio sul vivo. Hijo de puta. Anche perché sono una coppia di colore. Sulla trentina, forse vicino ai 40, diciamo. Sono partiti con noi dal Sud America, dal Sudafrica. Sì, li hai visti più volte, adesso ti è proprio chiaro, viste le continue fusioni, che sono in viaggio di nozze, e sono proprio l'esatto di come ti senti tu adesso con tua madre che vuole solo mangiare dei gamberetti, mentre loro sono da soli che si stanno godendo tutto. E cavron... ovviamente Fumble mi sei piaciuto bene, ovviamente ovviamente scusate, sono in un angolo a gestirsi tra di loro, cioè stanno tra di loro quando vedono anzi il casino vicino al self-service, stanno un po' per i fatti loro, si allontanano un po' dalla scena, dal casino causato da italiani e spagnoli. Una coppiata di quelle. Poi c'è lo sguardo penetrante in questo momento. Sì, no, infatti. Proprio in quel momento, tutti quanti in inglese sentite chiaramente: presto, un dottore! E il richiamo viene da poco vicino di te, cioè dall'altro lato del tavolo. Ma sei che non sia mia madre? Non è tua madre, però vedi che c'è subito un capannello di gente che si è formato in un punto. Vado curioso. Non vorrei che qualcuno avesse bisogno delle strepunzioni. Ok. Non vorresti, perché sono stato scomunicato. Voi altri... loro non lo sanno. Voi altri fate qualcosa. Io mi avvicino tenendomi a un tavolo di distanza, perché sono curioso ma non voglio mettere il naso. Perfetto. Tu stai sempre... Io tengo in disparte mia madre. Sì. E tengo un no. Tieni la non madre. Ci mettere il naso, madre. Ok, perfetto. Ma si fa a parlare con tutti comunque. Chiaramente. No, devi mettere la S alla fine di qualunque cosa, madre. È facilissimo. Che gli sguardi di tutti si volgono improvvisamente verso una ragazza. Ah, una ragazza. Una ragazza giovane e anche molto bella, bionda. Che sembra stare male, si sta reggendo e sta respirando veramente a fatica. Io, dato che ho una specializzazione in droghe, provo a capire se è in overdose di qualche cosa. Ok, perfetto. Quindi invece che il dado mente, è una prova chiaramente di conoscenza di mente, lo aumenterai di uno step. Quindi da un di 6 a un di 8. Bravissimo. Vale, 9, 8, 8, 8, 8, 8, che chiudo. Guarda, ti posso dire allora anche qualcosa di più, diciamo. Nel senso che, no, non è assolutamente l'effetto di nessuna droga che tu abbia mai visto. Però ti ricordi chiaramente che un tuo amico una volta, mentre stava ingerendo un peyote, un pezzo gli è andato semplicemente di traverso e si stava per strozzare. Ok. Gli hanno dovuto fare l'Heimlich.
Ti sembra che proprio i sintomi, nonostante tu non sia un medico, siano gli stessi? E allora mi avvicino, sicuro di me stesso, e provo a fare la manovra di Heimlich. Perfetto. Tu un medico, non un paziente. C'è un medico qui in giro? Hai qualche abilità di medicina? Assolutamente no. Allora mi chiedi, di 6. Vai, vai. Però ho fatto 5. Grazie che hai fatto 5. Perfetto, direi che cioè, tu ci provi alla bella e meglio. E boh, il gamberetto esce dalla gola. Sputa, fa molta fatica a respirare subito, fa, mentre tutti gli astanti ti guardano e dicono bravo, bravo, grazie per l'aiuto, hai fatto bene, ah, ho solo evitato che il governo ci desse un'altra vittima innocente. E proprio in quel momento vedi che in mezzo al capannello di gente, mentre la ragazza si sta ancora riprendendo, compare l'anziano. L'anziano signore, sì. E dice, ah, quindi sa fare anche delle cose utili lei, oltre a contestare le vedute degli altri. Beh, vivere per 6 mesi nel deserto messicano mi ha aiutato a cercare di sopravvivere come potevo. Gamberetti de desertos? No, ma alcuni funghi ogni tanto possono andare di traverso. Vedi che l'anziano si avvicina alla signorina e dice, sono un dottore, signorina, se vuole... Credo che ora sia tutto a posto, inizia a guardare se la ragazza sta bene. Fammi anche tu un, diciamo, un tiro da osservare. Io voglio... Più in bilico di così non potevo, sì. 3. Ok. Passami la mia scatola. Grazie. Dicevi tu? Claudio? Nel momento in cui lui, appunto, cioè l'anziano signore si avvicina, sì, alla signorina, e sono incuriosito, voglio vedere come si comporta, che cosa vi dice, se in effetti è medico o si spaccia per tale, e semplicemente stare un attimino attento a quello che fa. Chi hai detto, scusa? Il medico, sì, il cosiddetto medico. Ma non perché avete quali sospetti, mi incuriosisce. Sì, vuoi vedere che non stia facendo, sì, nulla di strano. Fammi anche tu un tiro, se hai di osservare, ma qua potrebbe anche essere un percepire intenzioni, sai qualcosa. Ma no, in realtà oratoria, seminarista, macchina e risse. Macchina e risse. Certo, sono irlandese. Oratoria, seminarista. Volendo su seminarista, certamente, per capire le intenzioni delle persone, potrebbe aiutarti come professore. Ho fatto 1! In ogni caso non avresti idea, nella concitazione generale non riesci neanche a capire bene. Se considerare che il gamberetto attrae un sacco la mia attenzione, sì. È enorme. In ogni caso, tu, Claudio, come ha fatto a alto Claudio, no, anzi, come l'hai rimasto infilato in gola, Claudio Carver, tu ti rendi conto, ti accorgi che fra la gente sta sgomitando una persona che è un ragazzo ben piantato, anche lui biondo, sta dicendo cosa succede a mia sorella, via tutti, e sbuca in mezzo alle persone. Io gli metto una mano davanti e gli dico non ti preoccupare, tua sorella sta bene. E tu chi cazzo sei? E ti sposta la mano con un fortissimo accento americano del sud. Ehi figliolo, muovere il linguaggio, qui il signore ha appena salvato la vita a sua sorella mentre lei caffeggiava in giro. Vedi che ignora completamente, si china verso la ragazza, dice Marianne stai bene? La ragazza ancora tossendo dice sì sì, ma quel signore guarda che mi ha salvato la vita, te l'ho detto che sta bene Yankee, cosa ti ha fatto? Cosa ti ha fatto? Non ha fatto niente, mi ha salvato la vita, mi stavo strozzando, capisci? Il ragazzo continua a tenerti d'occhio mentre la sorella gli sta spiegando le cose, anche per loro c'è, cioè, un disegno, ha proprio il fisico del tipico il quarterback americano, sì. Lei è introversa, si vede. Lei è introversa, una ragazza. E vedi che la ragazza invece ti sta guardando con occhi ben diversi. E non è solo introversa, ma è introiettata. Oppala! Questa è uscita proprio così, un dono. Un po' metallo, però. Un po' tanto. Finché metallo dopo i bestemmiani. Ok, beh, gioco giusto, dai, alla fine. Ok, la ragazza, il dottore, vedi che si intromette e dice
Il signor sta guardando veramente dall'altra parte. Sì. Guardando dall'altra parte. In realtà ha praticato perfettamente quella che è chiamata manovra di Heimlich. Ha salvato effettivamente la vita alla sorella. Le ha messo le mani addosso. È una procedura medica e io qua a sorvegliare la cosa. È andato tutto bene. Io confermo. Guarda. È procedura medica. Si mette mani sotto seno e si preme. Che cazzo sta dicendo? Ti ha messo le mani addosso. Guarda che mi ha salvato la vita. Andiamocene di qui. Solo il minimo necessario. Non c'è bisogno di fare così. Su via. Ti tengo d'occhio. E vedi che porta via la ragazza prendendo la Anche il governo ti tiene d'occhio. Sfigato. Nerd. Senti. Nerd. Il mondo è pieno di teste di cazzo, governo o meno. Ottima risposta. La gente vedi che è lì, la famiglia italiana persino che ha incontrato tu poc'anzi, sta assistendo alla cosa facendosi i fatti vostri, chiaramente. Io non so come mia madre sta parlando fitta con gli italiani. Sì, non sei con l'italiano. Wow, italiano. Stanno parlando due lingue diverse, si capiscono non è assolutamente perfettamente. E come si dice, sì, il dottore si continua a rivolgere a te e propone di andare a bere qualcos'altro al bar. Beh, ma scusa, tu parlerai lo spagnolo? Io parlo spagnolo. Scusate, fra spagnolo e italiani, se io da spagnolo parlo spagnolo e l'italiano parla italiano ci si capisce a vicenda. Noi abbiamo avuto esperienza per cui noi italiani gli spagnoli li abbiamo capiti. Gli spagnoli dicevano la stessa cosa togliendo le S e non capivano. Ho guardato il film su Pablo Neruda settimana scorsa della rassegna di Cannes, non si capiva un cazzo. Io ho parlato con degli spagnoli capendo. Dipende se sono intenzionati a farsi capire. Sì, esatto. Esatto. Io ho imparato lo spagnolo a 6 anni a Ibiza. Sì. Lì capisci veramente tanto, ma tante cose, quasi come credo il suo personaggio abbia capito, a forza di fungere. Essendo a Ibiza. Sì, però dopo un po' ti capisci, ieri sera parlavo con una band messicana, quindi... quella del... E stanoce la fiesta ando stas. E noi, vabbè, sta più o meno nella casa di lì. Non entiendo. Ma porca miseria, ti ho capito io la frase di prima, come hai fatto tu non a capire la mia? Cioè, abbiamo lo stesso livello di istruzione. Esatto, sono quelle fasi di un po' per... Perfetto, direi che tornata alla tranquillità, ognuno si rimette a tavola per consumare la cena o i whisky del caso per far passare la serata. Gin, perché sono inglese, quindi gin. E quasi tutti comunque parlano dell'incidente avvenuto alla coppia di fratelli. Dopo circa una quarantina di minuti più o meno, ditemi se volete fare qualcosa di particolare oltre a mangiare. Redarguire il barman perché secondo whisky aveva del ghiaccio. Assolutamente. Schiaffi. Perché c'è stato il cambio barman, sì, non è più quello che ti è servito prima. Quindi. Quando tutti hanno più o meno finito di mangiare, il salone si è ridotto a ospitare poco più di una ventina di persone. Quindi siete voi e poca altra gente. Mentre un paio di animatori si accingono a dare il via ad uno spettacolo di canto e ballo in costume precolombiano. Uiaiai, precolombiano. Ah, quanto sì, settimana scorsa? Ci ho preso. Incredibile. Quindi inizia questo spettacolino. Ditemi voi se volete fare qualcosa di... Io riesco a sbolognare mia madre agli animatori. Assolutamente, appena alle dei balli al trancio. Io! Balla con l'itta, balla con l'itta. Poi sei messicano, io non ballo. Colombiano. Io non ballo però perché sono troppo giù di morale nell'insieme, quindi non mi ci mischio. Me ne accorgo. Di cosa? Che è giù. Non lo so, ho una bottiglia di tequila. Ed è ma insomma, diciamo... Io sono irlandese, stai mangiando per me. Senza bisogno di farti fare tanti tiri. Sei un seminarista di quello che occupi. Delle persone, potresti averlo intuito. Standomi un po' rompendo le balle, e dato che comunque il mio istinto è tendenzialmente a relazionarmi con le persone, e soprattutto non ho molta voglia di stare a pensare a quello che sarà il mio futuro e stare con me stesso. No, cioè, e soprattutto visto che ti sarai scolato mezza boccia di whisky. Esatto, non ho moltissima voglia di stare da solo, e quindi mi avvicino e gli dico in inglese, sperando che mi capisca. Ma in inglese lo capisco bene una. E dico, figliolo, che cosa ti affligge? Ti vedo un po' giù.
No, problema. Ti posso offrire da bere? Bottiglia di whisky, di tequila. Vuoi tequila? Ho già questo e ti mostro il whisky. Se non vieni dall'Irlanda e bevi così tanto vuol dire che è un problema. Parlamene un po', potrebbe esserti utile, no? Mira il dito. In ogni caso ora sta andando d'accordo. Sì. Ci sono stato in Sud America più volte e whisky e tequila sono le cose che vanno. Altro ora, no. Io mi faccio offrire quindi, bicchiere di whisky. Sì. E ci verso dentro dalla tequila. Quindi i bomboni iniziate ad avere dei bonus ai tiri di sociale, dei malus forte, iniziative e riflessi. Io sopporto questa cosa perché voglio bene al signore. Beh certo, insomma, ma non a questo signore. Se lo rifai scoppia la rissa necessariamente. Ok, io mi avvicino al prete perché è l'unico prima che, a parte il dottore, poi mi ha dato un po' di corda nell'aver salvato la vita a una persona. Perfetto. Peraltro il dottore è ancora lì, anche lui si trova lì nel bar adesso, magari si è avvicinato a vedere lo spettacolino. Ah ok. Mi sembra un po' stanco anche lui. E tu in realtà hai scambiato un po' di chiacchiere col dottore. Anzi, tu potresti essere ancora col dottore volendo. Sì. Sì, sì, a passare un po' la serata. Finché non va a guardare da vicino i balli sudamericani. Ok, sì. Perché secondo me li stanno facendo male, sono più bravo io a fare i balli. Se non vuoi chiedermi qualcosa di più, ti posso dire che a livello superficiale di chiacchiere il dottore si è aperto dicendoti semplicemente appunto che sua moglie è morta da non tanto e sta cercando di tirarsi su in questo modo. Sembra una persona abbastanza pragmatica. Mi sembra una persona intelligente, lavora per il governo? In realtà sono un dottore in pensione, ero un privato persino. In pensione, quindi ha deciso di ritirarsi dal governo, ottima scelta. Ci stanno mentendo tutti quanti. La vedo molto. Sparatemi ora. La vedo molto presa da questo pensiero. Sono sicuro di quello che sto dicendo. Ho passato gli ultimi 6 mesi a vedere le cose da un'altra prospettiva. E voi che siete ancora all'interno non capite quanto ci stiano mentendo. Ma se lei se n'è andato, forse ha iniziato a capire che qualcosa sotto c'è. Diciamo che io credo che ogni persona sia libera e abbia il diritto di esercitare la propria libertà. Esatto. Io ho lavorato tutta la mia vita ed ora me la sto godendo semplicemente. Esatto, io ho smesso di lavorare proprio per godermi la mia vita e capire che cosa c'è oltre questa finzione che ci stanno propinando i nostri Ma lei quanti anni ha, figliolo? 32. Oh diamine. Bene. Una scelta alquanto coraggiosa. 32 ormai, cioè, ho già visto tutto quello che c'è da vedere. Oh, non so se questo è vero. D'altra me lo sto parte immaginando come il dottor Gascolo di Hellboy, quello che sta dentro la sua vita. un pochino sì. Come caro! Esatto, proprio in questo momento di conversazione piuttosto piacevole, mentre è di sbronza, sì, salente per voi due, improvvisamente, fra i gridolini incerti, tra l'eccitazione e la paura degli altri passeggeri, parte la Macarena. Il buio totale. Oh mio Dio, tiro fuori il coltello. No, il buio totale si impadronisce del ponte. Oh, io un'altra volta esagerato. Siete completamente al buio. Fuori è mare aperto, solo la luna illumina il mare. Siamo tutti morti. Sono le ore 21 e 21 e 21 del 21/12/2012. Ditemi cosa fate. Io allungo un braccio, tienimi per mano, non mi voglio perdere un'altra volta. Non è questo il genere di conforto che intendo darti, figliolo? E intanto accendo, come si dice, tiro fuori lo zippo e lo accendo. Perfetto. Per fare un po' di luce. Tu? Io gli sto tenendo mano. Tu inizi a sentire... Juan, dove stas tua madre? Sì. Mentre la gente dice, ce la so presa, Oh caramba, madre! Signore, tieniti attaccata a qualcuno! Aiuto! Tu? Io afferro la prima bottiglia che mi capita sotto mano, la spacco. Sono venuti a prenderci. Non pensavo sarebbe successo così presto, ma non mi avranno vivo! Un'onda d'energia azzurra. Come un'aurora boreale. Le scie chimiche! Appena d'acqua. Sono arrivate, te l'ho detto. Si sta dirigendo verso l'imbarcazione. Per colpirla. Ed inevitabilmente attraversarla. Lo vedete questo fuori dai finestrini. È abbastanza
chiaro in quanto è completamente buio, e quindi c'è questa onda avanzante. L'azzurro è esattamente questo azzurro. Questo è un effetto speciale? A pelo d'acqua. Ditemi cosa fate, avete un round ancora. Mi butto per terra. Ok. Però più di così non so se cosa fare perché sono un complottista. Faccio da scudo a Juan Pablo Martinez qua. Non so che ti chiami Juan Pablo, ti chiami Juan versus Prezzo. Com'è che ti chiami? Non mi ricordo. Juan versus Prezzo. Okay. È molto bello. Juan... Carlos, punto. Io dietro di lui comincio a fare un Ave Maria Padre. Bene, bene, funziona. Poi fermo un no, Ave Maria è madre di Dio. No, madre. Non si ricordava molto bene, in effetti. Ti ho sentito sentito bestemmiare prima? No, altrimenti sarebbe finita in rissa. Improvvisamente, quando l'onda, anzi, in realtà, c'è... Ci sono pochi secondi di silenzio dopo che questa onda di energia attraversa la nave, in cui sembra che non sia accaduto assolutamente nulla. E subito dopo, pochi secondi, un'esplosione fortissima. Un suono così forte che vi lascia persino assordati per qualche secondo. L'Amerigo Felicitas è sconvolta, la nave trema per pochi secondi. E subito dopo il ponte su cui siete inizia a piegarsi. Oh cazzo. No, 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 l'ho già vista questa. Sono quasi 45 gradi di inclinazione. Ah, quindi stai scivolando. Cioè. State scivolando tutti. Questa volta le urla le riconoscete inconfondibili. Non sono più di eccitazione, sono di terrore. Io cerco di aggrapparmi a uno dei sedili che ci sono vicino al bancone dove ero seduto, urlando l'ARP ci ha trovato! Tutti quanti, infatti, quelli che hanno una risposta a disposizione, credo tutti, potete farmi un tiro per aggrapparvi a qualcosa o qualunque altra cosa mi diciate che volete. Quindi fare. È un D6? Sì, se non avete abilità che possono aiutare. Io quanto sono lontano dalla ginnastica artistica, hiking non credo perché è marcia dura. Esatto. Sì, no, direi proprio di no. Allora, allora vediamo una cosa. Quanto? L'ARP! Sei. Io cerco di valutare con freddezza se sia meglio farmi scivolare, visto che è 45 gradi, non sono 90. Sì, che potrebbe... più o meno, si sta inclinando, però esatto, cioè, quella... il discorso è che, visto che si sta inclinando, sì. Io è vero, potrei appendermi alla gamba del tavolo che essendo una nave crociera sarà assicurato per terra, mm-hmm. Però se poi questa roba diventa 90 io rimango sospeso nel vuoto da tutta la distanza che mi separa fino a quello che è il, okay. A quella che è la paratia, quindi preferirei lasciarmi scivolare sul pavimento in modo da arrivare fino all'angolo inclinato e okay. Come si dice, frenare l'urto, frenare l'urto. Sì, cioè mi faccio il più piatto possibile e scivolo fino a quando i miei piedi non poggiano terra. Io invece mi spataccio in fianco a te. Avevamo anche la mappetta del salone, che si vede nella webcam su YouTube e nella GoPro quando metteremo il video più sì più. Ma magari ve le mandiamo queste immagini così dopo ce le editate in mezzo, è più figo. Sì, perché qua in realtà ci sono anche tutte le stanze, si potrebbe determinare anche qual è la vostra stanza. Io avendo fatto il 6, fammi comunque anche tu un tiro di riflessi, sarà leggermente 5. Diverso. Riesci a scivolare, aiutato anche dall'inclinazione, tutto per metterti in una posizione okay. Comoda. Tu riesci a tiro un calcione al padre della famiglia italiana. In realtà c'è un bel casino, c'è tutto buio, quindi ok, adesso no, dici la situazione... okay, va bene. Mi incastro e allora riesco a bloccarmi a un tavolo, sì. e grido a mia madre un se vedi una porta rimani su tu non far salire altri uomini, non come DiCaprio. Ok, tu invece hai fatto poco. Io ho fatto uno, non da quello fatto che ho capito, e quindi tiriamo. Io ho fatto uno. Ah, iniziamo bene, guarda. C'è il fumble in questo gioco? No, il fallimento automatico no. Assolutamente. Hai fatto schifo, però magari. C'è da dire che se porti su un'abilità al massimo, sì. Come umano normale, tirerai un D20. Quindi l'uno lo fai sempre. Quindi in un certo senso. In qualche modo è fatto c'è. Sì. Un'altra cosa per i tiri di abilità.
a meno che non ve li richieda io e quindi siano passivi. Per tutti i tiri d'abilità attivi, in realtà vi dovrei sempre chiedere quanto tempo volete impiegarci. Il tempo standard, tiro di dado. Meno tempo, avete un malus. Certo. Più tempo, quindi, avete un bonus. Se è un malus, tiri il dado di uno step. No, in realtà è un malus, un bonus alla difficoltà, per cui devo calcolare io e non voi. Ah, ok. Molto più, molto più easy. Chiaramente deve essere possibile prendersi più tempo. Se è una cosa estemporanea, cavolo tuoi. Sì, 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 no, appunto, solo per le prove attive. Okay. Quindi non per quelle passive. Ti stanno sparando, ci voglio mettere 10 minuti. Va bene! No, se sei in io ce la fai, che te devo dire? Sì, super velocità a un certo livello te lo permetto. No, a parte questo, un'altra cosa è concentrarsi. Se vi concentrate nel fare qualcosa, impiegate il doppio del tempo, che sia standard, che sia tempo diminuito, che sia tempo allungato, e potete prendere automaticamente la media del dado invece di tirare. Quindi 3 per un dado da 6, 4 per un di 8, eccetera, eccetera. Io sono sostenitore del chiunque prende la media del dado è anch'io, sì, tendenzialmente. Sì, infatti il tuo personaggio in quinta edizione aveva 6 punti. Così va a finire. No, ha fatto una cosa bellissima. Non so, tiro. Livello. È vero, uno, due. No, il gioco era diventato a un certo punto che io ho fatto i primi livelli gasandomi come un idiota per un sto tirando al massimo, vedete che siete dei fessi voi. I successivi metà livelli è stato 1-2-1-2-1-2. Comunque, ho tirato la locazione in cui hai cioccato e penso un po', è venuto testa. Che culo! Che già ho più debole perché ho la cicatrice al collo. Ma molto bene. Ti va bene che sono solo 3 danni in questo caso. 3 danni, come si segna i 3 danni? Si sostituisce al livello di salute alla sinistra. Di fianco ogni sezione c'è il massimale e quanto ne hai rimasto. Rimanente totale. Quindi diciamo che sei stato rotolato, probabilmente qualcuno ti ha rotolato addosso. Mia madre. O ho bevuto troppo gin. Forse anche, hai dato una gin, bella botta. Gin, whisky, tequila, a posto! Evviva! Inglese, irlandese, spagnolo, come si ma... in mezzo a tutto questo casino, tutto questo baccano, proprio mentre tu sei a terra riverso con cose addosso, furniture varia, posate, cibo, siete coperti praticamente di tutto. Un'anziana due, signora messicana. Mentre voi due siete appesi, sì. C'è qualcosa di... alquanto strano e sconvolgente per voi. Finché a nessuno crescono dei tentacoli. Ho visto abbastanza hentai. Esatto. No, fare così che... Comunque è già su Twitter anche l'hashtag Juan versus Predator. Metterà un leitmotiv. Tu sì. Sei scivolato in fondo. Esatto. Hai visto diverse persone che ti sono crollate addosso. Ok. Anche tu improvvisamente, come lui, senti, nonostante non hai sbattuto da nessuna parte, un fortissimo dolore alla testa. Lui perché ha sbattuto? Tu no. No. Metti istintivamente la mano alla testa e senti qualcosa che non ci dovrebbe essere. Esattamente qualcosa che ti esce dalla fronte. Delle corna, dimmi che sono. Oh merda! Corna. Che si sta uscendo fuori, senti proprio la pelle crepata, e in quel momento apri gli occhi, nonostante il buio, il baluginio della luna, vedi che due o tre persone che sono a terra lì fianco a te, che si stanno rialzando ferite, ti guardano, iniziano a urlare, si fanno contro un angolo. Una è mia madre, è il diavolo! Cioè, figlioli! Cerco, allora, la prima superficie riflettente è tutto completamente buio. Ah! Sì. Tu sei appeso. Ok. Cerchi di tirarti su. Cazzo. Ed improvvisamente ti rendi conto che ce la fai con estrema facilità. Sei super forte, bastardo. D'improvviso. Ti rendi conto che quando fai leva proprio col braccio con cui ti stai tirando, tutto il tuo braccio sta iniziando ad emettere luce e quindi tutti voi lo vedete. Su tutto il braccio si stanno formando delle iscrizioni runiche antiche, qualcosa del genere,
mentre il braccio si sta ingrossando a dismisura. Vabbè, benvenuto allo... più che uniche, secondo me sono delle cose Maya che si stanno disegnando sul braccio. Esattamente. Fammi anche un tiro. Ok. Nella... inizia come a escludere completamente con la testa. Tutto il... mi hai fatto fare quello divino. Mi è uscito quello divino. Sì. Tutto il casino che hai intorno a te. Ok. E ti sembra come di sentire dei tamburi. Tamburi. Nell'oscurità. Siamo nell'oscurità. Mi puoi tirare la mente? Mente, mente, mente. Grazie al signore. 5. Ok, a posto. Anche giusto. Tu invece. Ma voi due non eravate uguali? Uguali che... più o meno con il tiro sui poteri? Sì, no, 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 siamo diventati, cioè siamo usciti entrambi psionici, ma io ho tirato tipo 3 e lui ha tirato 20. Hai addosso altre persone che come te probabilmente si stanno rialzando e stanno cercando di riprendersi dagli acciacchi. Che tutto, a te è andata anche abbastanza bene. Vedi altre persone in giro che hanno... che si sono probabilmente rotte degli arti o che stanno sanguinando. Istintivamente anche tu rispondi a delle domande di persone e vedi che intorno a te le persone a cui ti rivolgi spesso ti scansano e si accorgono di te solo unicamente quando ti prendono contro. Quando gli parli ti sembra che ti ignorino. Non riesci assolutamente a capire come mai. E subito dopo qualcuno... È il governo! Il suo potere di essere un testimone, dicevo. No, ho colpito il chip nel cervello. Ecco, vedi. E improvvisamente, mentre tutta la gente è lì che sta cercando di riprendersi, si sta aiutando, qualcuno... tutta la gente che è lì si accorge di te e fa... Tu, aiutaci. Cosa fai lì? Mi avvicino. Dove eri? Sei sempre stato lì. Ho picchiato la testa, anch'io non capisco dove ero, ho girato. Oh cazzo, ma scusa, siamo ancora inclinati? Assai. E siete ancora inclinati assai, infatti adesso ditemi cosa fate, partendo da te. Tu vedi che c'è la gente che si sta spaventando, diciamo che siete più o meno in 3 zone diverse. Vi siete tutti comunque un po' mossi. Sto facendo il faro nella notte io. Tu non tanto il faro, però questi tatuaggi, queste iscrizioni che sembrano scavate all'interno del braccio, che è diventato qualcosa di veramente grosso. Allora, il braccio della cinquina. Innanzitutto, dato che è luminoso e che è, il suo braccio è luminoso, è tutto buio, io vedo il suo braccio illuminato. Sì, vedete questa luce provenire dal centro. Io voglio allontanarmi dalle persone e cercare di capire che cazzo mi è successo, perché l'ho sentite le corna con... cioè, sì, con le mani hai sentito quello che sembrano proprio... Voglio allontanarmi, sono in panico, voglio allontanarmi e accendere lo zippo e cercare di capire se posso riflettermi in qualcosa, non so, le... Sai anche che bello perché... se metti in metano e accendi lo zippo. Il tuo superpotere è emettere metano. Beh, io emetto metano ogni tanto, non è un superpotere. Allora, in un altro playtest era successo che uno aveva il potere di produrre le fiamme. La condizione di attivazione era quando si feriva, praticamente il suo sangue era fuoco. L'hanno scoperto a duro prezzo quelli che giocavano con lui la prima volta che è stato ferito, perché è uscita fuori una fiammata che ne ha investiti un paio. Succede anche quei questo. Poteri belli fighi che però hanno il ritorno, il drawback. Esatto. Comunque, appunto, se è vero che io sono scivolato contro la parete della sala, o gli oblò o delle finestre, che di solito sono a doppio vetro per essere isolanti, sì. Se io accendo una luce e sono l'unica fonte di luce, dovrei riflettermi. Ok, ma tu fai quello. Sì. Cioè, esatto. Tu vuoi cercare di vederti. Sì. Accendi lo zippo, come in realtà molti altri stanno facendo con gli accendini, se li hanno ancora in tasca, se riescono a tenerli, e vedi. Fammi l'orrore. fammi un tiro di stabilità mentale subito, sia un tiro di mente. Io mi sono detto, ma sì, magari sono un telepate, bellissimo. Io vi dico già, il mio personaggio si chiamerà Noi siamo la gente, il potere ci
Però tu, allora, se non sbaglio, sei religioso. Sì, sì, e sì. Quindi in questo tipo di tiro potresti avere il bonus dato dal tuo Gesem. Sì, tanto quindi tirami mente. Mente, ok. Non è proprio una sfiga, eh. 5. Perfetto. 5. Sei sconvolto. Non solo davanti, ma da tutta la tua testa. Okay. Stanno uscendo delle creste ossee che sembrano corna, quindi è come una corona di corna. E anche tutto il tuo aspetto, tutto il tuo viso, è più simile a quello di un cenobita di Hellraiser. Diamo un attimo una mano, perché qua non è che tutti un essere umano. Che ci arriva. Se non lo sapete, andate a guardare Hellraiser, non c'è altro da dire. Okay, sì, va benissimo, non c'è altro da dire. Anzi, colpa vostra. Esatto. Cioè. A parte questo, in quel momento la prima cosa che pensi è no. Le corna scompaiono. Ritorni esattamente uguale a prima. Kaboom. Hai avuto un'allucinazione? È possibile. Beh, ok. Più che un'allucinazione, in realtà, è una sensazione molto strana. È come se qualcuno, quando succede, esattamente come quando sono uscite, ti stesse stiracchiando la faccia. È doloroso? Solo minimamente. È come la nonna che ti prende i guanciati e ti fa ciao bello. O come uno zimisca che ti spapola la faccia. Sì, sì, ecco. Mia nonna mi dimostrava affetto solo quando mi vestivo da whisky. Non è mai successo. Sì, è successo a carnevale. Non so perché. Perché resto mi picchiava. Scusa, tua nonna ti ciucciava? No. Sì. Adesso, perché non bastavano le bestemmie, dobbiamo arrivare anche alle molestie. Wow, wow. Fammi vedere dove la ti ha toccato. La nonna sulla bambolina di whisky. Abbiamo anche la bambolina, vedo. Sì, sì. C'è un Action Man con la maglietta, sì, sì, di Wired. Action Man più Wired degli ora. E allora, poi finisce il mio round, secondo me. Io sono un... Sì, 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 no, infatti passiamo avanti. F4 basito. Passiamo avanti. Tu. Sono attaccato a un tavolo di quelli inchiodati a terra. Per col braccio pompato. Improvvisamente tutto si fa molto, molto, molto più semplice. Ossia... per un attimo sei stato, te l'ho detto, nella tua testa hai sentito, cioè hai escluso per un attimo tutto, sentivi come solo dei tamburi cerebrali. Hai questo braccio gigantesco alla Hellboy, proprio questa volta, completamente inciso, che emette leggermente luce, e nella tua testa improvvisamente non importa più niente se non tua madre. Madre de Dios, ¿dónde estás? Cosa fai? Sei un idiota. C'è casino. Sono un bel tirino. Ma non il suo personaggio, lui proprio, Matteo. Sono un bel tirino per vedere cosa è successo. Sto già facendo il megalomane. Ti puoi fare un sacco di sceghe con questo braccio, Matteo. Rischio. Le sceghe del destino. Simone, Sono le sceghe del destino. Oh, che è uscito. Non risponde. Non risponde? Riesco ad alzarmi più o meno in piedi e a indirizzarmi verso il lato inclinato, quindi dove sono finite le persone. Sei un pochino goffo, il braccio è veramente grosso e ci devi ancora abituare. Però lo uso come contrappeso. Sì, stare in piedi è difficile, stare dritti e tenerti in equilibrio, perché è proprio piegata la situazione. Dimmi, cioè, se riesci, vuoi aggrapparti, ce la fai, quello sì. Cioè, l'idea è quella, è una, mi alzo in piedi, mi tengo aggrappato e mi inclino verso... il lato pendente, verso basso della nave. Pendejo. Sì, ok. Dimmi cosa vuoi fare. E voglio sostanzialmente provare a dare un'occhiata e vedere chi c'è contro il muro, la parete. In mezzo alle persone. Esatto. Ok. Tendenzialmente cerco la famiglia italiana, perché è la cosa più grossa e colorata. Sì, ti avvicini alle persone e vedi quando... Casa di barba papà. I Teletubbies. Vedi che quando ti avvicini alle persone, le persone stanno un po' lontane da te, si allontanano, e senti sottovoce qualcuno che dice: cazzo, mio, quello era mio. E io sono Juan Carlos, non Miro. Dove stas, ma madre? Inizia a cercare in mezzo alle persone, o... cioè vuoi cercare... Cerco in mezzo alle persone. Ok, allora... fammi un tiro di mente. Alla niente! No, però è successa una cosa per cui mi dovresti tirare un D4. Ok, già un D4 proprio in fisico! Vai, Pirletta! 2. Ok, non solo non trovi tua madre,
ma solo qualche istante dopo ti rendi conto che stai facendo male alle persone. Le sto schiacciando col braccio? Le stai spostando, ma un tuo spostarle molto semplice le fa allontanare di diversi metri. Mentre la mamma diceva a un bambino: vedi che succede se ti tiri le seghe. Ecco, abbiamo rischiato uno spruzzo in direzione dei tre. Ma c'è lo scudo del master, lo scudo del master. È lo scudo spaziale del master. I governi, ai governi. Oh. Sono complottista. Guardo le persone che sono lanciate via. Desculpa. Sì, e soprattutto quello che ti lascia stupito è che non te ne sei reso conto subito. Stavi spostando le persone in maniera frenetica, senza veramente cercare. Mi sono reso conto perché sentivo gli splash contro la parete. Sì, puoi segnare direttamente che il tuo dado di mente è un D4. E abbassiamo un Non è più di mente, ma è demente. È un dado demente. Tu invece? Demente nel senso che è romano. Esatto, no. Io mi stavo avvicinando agli altri per aiutarli. Sì. E mentre mi stavo avvicinando realizzo che probabilmente questo è un attacco del governo volto a uccidere noi attivisti che ci stavamo attivando per sconfiggere questa tirannia del... È tutto logico proprio, cioè torna tutto per te. Sì, e quindi cerco in realtà di nascondermi e di dileguarmi da quelli che mi dicono vieni ad aiutarci, perché probabilmente loro sono agenti del governo che mi vogliono mettere nel sacco e probabilmente scattare delle fotografie per far vedere che stavo uccidendo delle persone. Niente, cioè proprio la cosa per te è proprio chiara e palese, sono gli altri che non capisco. E quindi dove ti vuoi dirigere tu? Verso le cabine, verso il ponte esterno? Verso la cabina del capitano, possibilmente. Okay. Per cercare di manomettere le radio in modo che il governo non ci possa trovare. Voi siete a poppa, la cabina è più verso prua. Che è? E allora vado verso le poppe. Ma vista l'inclinazione della nave, capisci bene che la prua probabilmente è la sezione che ci ha preso peggio. Per quello è... Anzi, potreste intuire facilmente che proprio la prua è già a fondo. Forse. Ah, quindi non siamo a 45 di lato, ma a 45 verso l'avanti. Sì, quindi... sì. Stiamo affondando, quindi. Stiamo affondando brutto. Ah, voi avete capito che eravate di lato. Sì, esatto. No, voi siete a 45 okay. Così. Porco cazzo. Per cui, cioè, il muro verso cui si è scivolato... È certo. È diciamo che non c'è santo, per cui rimaniamo su. Diciamo che è un po' difficile, solo tu ce la facevi ad arrampicarti. E hai anche notato che muovendoti, quando cercavi di attaccarti, o piegavi proprio il metallo del... Facevi buchi? Oppure facevi buchi per terra, non solo col braccio mutato, ma anche con l'altra mano. Che cavolo! E non ti dico con il pene. Sì. Io in ogni caso cerco di andare a questo punto verso la poppa per evitare di essere ucciso. Quindi, dal governo vi rifaccio vedere la mappa che può che essere sta cercando questa di torna utile. È esattamente inclinata così. Quindi okay, questa parte okay. Qua è la parte che diciamo sta andando giù e di qua è la parte che resta su. Quindi no, scusate, è il contrario, però qua ci sono le cabine e questo è il salone da pranzo. Quindi andando in qua c'è solo la parte esterna e anche qua all'esterno ci sono solo le passerelle esterne. Qua c'è una piccola... non ci sono le scialuppe di salvataggio. Esattamente. Non ci sono. No, scherzo. Ah, okay. È una costa crociera, non ci sono le scialuppe. Sarebbe stato il plot twist subito della serata. No, quindi tu cerchi di andare verso i ponti esterni. Fammi ancora un tiro di riflessi. 6, ok, perfetto. Riesci ad arrampicarti, o di fisico forse era più appropriato in questo caso. Riesci ad arrampicarti, a distaccarti, a raggiungere le porte e ad uscire fuori, dove vedi che già un altro gruppo di persone si sta affannando. Appunto, se devo, io passo in testa alla gente perché loro sono quelli che non hanno ancora capito, e io sì. Ok, no, come dicevi prima, cercavi di non farti vedere. Su questo voglio aggiungere un dettaglio. Ti risuccede che quando passi vicino a qualcuno e magari rallenti un attimo, cercando di o non farti vedere o comunque di non notarlo, anche se lui si volta
verso di te e ti guarda fisso, sembra passare oltre. Se perdi, vedo la gente morta, per anche solo un attimo la concentrazione su quella persona, la persona si accorge di te. Questa cosa ti nel tuo piccolo percorso in questo momento ti risuccede più volte e le tue paranoie iniziano ho giusto un pezzo di carta stagnola in tasca che non, non si sa mai. Servirà a qualcosa, servirà secondo me. Io sì, mi riscuoto un attimo dallo shock, boh, sarà stato un momento passeggero e stiamo affondando, cerco di andare, di dirigermi verso le scialuppe gridando a tutti: alle scialuppe, figlioli, alle scialuppe, la nave sta sicuramente affondando. Ok, perfetto. Tu invece dimmi pure cosa fai, se rimani lì a cercare tua madre. Io sto continuando a cercarla, però a questo punto sto più attento nei confronti della gente che sto lanciando in giro. Ok, perfetto. E comunque continui a lanciare in giro. La lancio in giro, ma attentamente. Cioè, diciamo che invece di spostarla brutalmente, magari mi infilo in mezzo. Ok, perfetto. Anche perché ti rendi proprio conto che questa tua nuova forza non sai gestirla ancora. Cioè, proprio quando ogni volta che mi aggrappo divelgo una qualcosa. Esatto, qualcosa. Se spingi qualcuno non ti rendi conto, spingi un po' troppo forte, quindi cerchi di non toccare le persone. Vedo una di loro due per caso? No, loro due si stanno a dire, sono usciti, okay, stanno uscendo fuori. Anche perché sei tu la torcia in questo momento. Bello! Fiamma! Ok, lasciatemi un attimo leggere. Peraltro, Claudio, cioè, è la tua frustrazione che ti porta in questo periodo a fare soltanto personaggi completamente psicopatici? Mi chiedo, perché mi ricordo che eri quello tipo super smargiasso che ci sapeva fare con le persone. Poi ma quando mai? Ragazzi, ma tipo il... Allora, Krubal era uno psicopatico, Rother era uno psicopatico, i vampiri sono stati degli psicopatici. Allora, aspetta. Capisci il pattern? Allora, sei sempre stato così. Krubal era solo uno psicopatico, Krubal era una farista. Poi il gioco un po' ti istiga. Aspetta, poi c'era, hai fatto anche il primissimo personaggio di Dungeon World. Era psicopatico. Ma cacchio, era un PG, non era un PG. Ma era il mio PG. Ok, no, d'accordo, va bene. Capisci? Ho detto. Ora sto cominciando a capire e ho più paura. Allora, fai sì? Bene, fai bene seguiamo. Perché ho un background che mi mi forma. Io in realtà, dopo un X tempo che non trovo mia madre, sì, io sto più attento alle persone, però comincio a smattare. Cioè, sì, certo. No, immagino. Meno male che sto uscendo. Vedi che infatti le persone... dopo un po' che stai cercando, iniziano a dirci: non c'è più tempo, dobbiamo uscire, guarda. E vedi che ti indicano la porta dove si andrebbe verso le cabine, dove c'è peraltro tutta la vostra roba, che inizia a fuoriuscire dell'acqua da quella porta, che sta iniziando a salire. Quindi evidentemente è successo qualcosa di veramente tosto alla nave, e l'esplosione che ha fatto tremare tutto, inclinare istantaneamente la nave... diciamo che è stata abbastanza chiara. Voi altri siete fuori invece. Fuori vedete che la gente si sta già organizzando e c'è un solo gommone a motore. Bene. Schiavi degli imperialisti. Ancora appeso. Gli altri sono stati sbalzati fuori dall'esplosione e stanno semi affondando nell'oceano. Vedete che la gente si sta organizzando lì. Fra gli altri riconoscete Air Doctor? Ah, riconosci subito tu, Johnny e Marianne. Il quarterback è la ragazza. Johnny sembra la stia aiutando, perché lei sembra essere ferita alla gamba. Vedete tu, padre, sì? Vedi, no, non tu, scusami, tu sei ancora dentro però, sì, comunque tu padre vedi il dottore, okay. Che sta cercando di organizzare le persone e sta prestando, in particolare sta aiutando un uomo di colore, e un altro uomo che invece la cui nazionalità e la cui identità non sapresti distinguere, che ha la barba e sembra essere chiaramente sotto shock. Ok,
Tra gli altri c'è anche la famiglia italiana, okay. Super agitata, che sta cercando il proprio posto per primi, stanno cercando per primi di salire affannosamente sul balcone. Che strano. Qui invece dentro la scialuppa si è sentita anche sta cercando di convincere ad uscire. È arrivata. Dice non c'è tempo. Fammi un tiro di stabilità mentale. Beh, è duro. Ah, la stabilità mentale di Manta è famosa. Adesso tira il D4, esattamente. Infatti è un 2. Infatti è 2. 2. Ancora è tutta la psiche. E quindi ci stai dentro tranquillamente. Anche perché vedi che per terra, soprattutto lì in fondo, ci sono diversi corpi. Che della trentina di persone che erano rimaste nella stanza, che sono accumulati lì. Ok. E non si muovono. E la gente sta uscendo dalla stanza. Ma la gente come pigra in una situazione così di emergenza? Veramente incredibile. In realtà tutti quelli che sono fuori hanno portato fuori, voi li vedete, altri corpi. Alcuni anche orrendamente non mutilati, però quasi. Beh, nel senso è... Sono messi molto, molto male. Il gioco infatti è stato molto molto forte. Però li stanno lasciando lì sul ponte perché sembrano essere persino senza vita. Io comincio a lanciare in giro i cadaveri cercando mia madre. Perfetto. Fumble per il rispetto dei morti. Se non si è sentito, questo era un facepalm. Vedete che vedi che la gente si allontana subito da te e inizia ad uscire. In pochi secondi madre rimani l'unico di dentro. Fammi una prova di cercare, che chiaramente è su mente. Vuoi prendere del tempo, vuoi farla alla svelta, vuoi farlo... Il problema è che effettivamente lo sto, cioè ci dedico tutto il tempo necessario, ma lo sto facendo di fretta. Perfetto, vai. 3 meglio. 3 meglio. Ti posso dire che ti ritrovi con l'acqua alle caviglie, quando ritrovi il corpo di tua madre senza vita, sepolto sotto diversi altri corpi. No! Guardano verso l'alto come se fosse la telecamera in cima. Assolutamente. Tiri fuori due pistole e spari verso l'alto. Non si sa come. In questo caso. Purtroppo sei andato verso di tua volontà, verso il crudele destino. Non solo mi fai un tiro di stabilità, ma mi perdi un punto psico. Yeah. Sono segnati qua sul davanti della scheda. La mamma è sempre la mamma finché non muore. Totale 6, attuale 5. Totale attuale? Come scusa? Attuale. Il totale rimane sempre. Totale, immaginiamo che rimanga 6. Strano che io sia il primo che perde il punto psiche. Hai perso il tiro mente. Hai perso il tiro di stabilità mentale è mente più la tua psiche, e poi si confronta con una tabella. Più la tua psiche attuale, ovviamente. 3 più 5, 8. Perfetto. Solo un fortissimo ciao mamma niente di quindi hai bella. Perso psiche e hai perso mente, fantastico. Sì, non è una bella combo di solito, però tiri un sacco di schiaffi, non è una bella combo. Volevo anche ricordarvi un'altra cosa, comunque per tutti i tiri a parte quelli di stabilità mentale potete utilizzare la forza di volontà, che vuol dire sprecare un punto psiche per ottenere sul tiro un bonus pari al vostro totale di psiche. Ok. Ah, ok. Quindi, insomma. Beh, poco non è. Se vogliamo assolutamente riuscire in una cosa, un più 6. O un più 7. Sì, no, non è il vostro totale, è il vostro attuale di psiche. Beh, quindi comunque. Meno psiche avete, chiaramente, più il bonus. Certo. E più ne usi, meno bonus hai, giustamente. Chiaro. Assolutamente. Perché ti esaurisci. Ma come si recupera la psiche? Se si recupera. La psiche si recupera con sedute di meditazione, psicologo, psichiatra. Peyote. Oppure anche... Ave Maria. Ma meditazione, assolutamente, tutto quanto. Ci vuole una prova, ovviamente. Oppure anche stando 24 ore complete... a riposo, che vuol dire attività leggere quasi nulla. Beh sì, proprio a dedicarsi a se stessi, punto sì, e basta. Sì. Ma passare la serata a guardare Facebook, ma va bene. Sì, no, quello che fa bene. Netflix and chill. incazzo, almeno se ti masterizzo io, sicuro che... Però c'è Netflix and chill, che... Esatto, sì, sì. Cosa ci sono, i rumori delle balene, quelle cose lì. Oh!
caso. No, accendi Netflix e ti vedi 45 minuti di Caminetto. Inquadratura fissa, Caminetto in full HD. Ci sono tre diversi video da un'ora di Caminetto su Netflix. Sì, sì. Ah, a differenza, cioè, penso che c'è l'edizione speciale di Natale e due tipi di legno. A Natale li ho usati tutti. Un'ora, però, presuppongo rapporti sessuali scarsi. Dai. No, no, a tre ore che di Caminetto vuol dire che era la famiglia intera raccolta in una stanza. Io dovevo mettere qualcosa di sottofondo. Hai fatto bene. Era okay. Il Caminetto di Netflix. Va bene. Voi altri vi state organizzando fuori e state salendo su questa scialuppa di salvataggio da 15. Io mi sono dato a io ho dato manforte al dottore, perché il dottore, buono, caro e bravo, però è un vecchio di merda, e se per caso qualcuno fa il prepotente non ha modo di... Al momento non vi sembra che nessuno stia facendo effettivamente il prepotente. Ok, prima donne e bambini anziani e dopo gli uomini forti possono... Esattamente, tutti stanno aiutando i bambini e la signora italiana. Scusa, questo non è del tutto vero, io sto facendo il prepotente. Ah, scusami, dimenticavo i giocatori. Io sto facendo il prepotente perché evidentemente questo è un attacco del governo, quindi chiunque si sia salvato, tranne me che sono l'unico che ha visto oltre... Tu stai prepotentando sulla scialuppa che sto controllando io? Questa è un'ottima domanda, non so quante scialuppe ci siano, io ne ho presa una a caso, però... Se ne fossero sei o... Chiunque voglia salire sulla scialuppa, io cerco di tenerlo a distanza perché secondo me sono degli agenti del governo. No, questa è eccetto i bambini. In questo lato. Eccetto i bambini, donne e vecchi sono agenti del governo, bambini ancora no, perché reputo che siano ancora innocenti. Ok, diciamo che l'unica persona che sembra un attimino turbata è appunto quest'uomo che sta parlando in una lingua che non comprendete bene. C'è qualcuno che ha affinità con le lingue? No, cioè solo inglese. Ok, sì, diciamo che non io sono inglese, è una lingua est europea, senza dubbio dall'accento, però non sapreste assolutamente dire quale. Sembra sia ferito alla testa, il dottore lo sta cercando ad accompagnare perché lo vedete che è un po' è sotto shock proprio visivamente e si sta muovendo a tentoni. Se il dottore non indirizza, proprio sembra stia... Fun fact, se il dottore si avvicina del dottore mi fido. Perfetto. Vedete che è proprio in realtà il dottore insieme al più fortunato della situazione, che è Johnny, che stanno aiutando le persone. Inoltre sembra che ci sia il blocco bloccato e stiano cercando di sbloccarlo lui e l'uomo di colore. E tu cosa stai facendo? Tu sei dentro, dimmi cosa fai. Io da dentro, nel momento in cui trovo la madre morta, sì, con un braccio la prendo su. Sì. E con l'altro sfondo una finestra. In realtà adesso ti è molto più semplice sollevarla, nonostante la mamma era donna. Immagino che fosse una mamma carne. A questo punto, per quanto ti riguarda, possiamo direi già passare alla scrittura di alcuni dati del potere, perché nel tuo caso sono abbastanza palesi. Tutto il mondo. Quindi, è palese. Il tuo potere è super forza. Super forza, quindi lo segno, potere, Madre. Super forza. Esattamente. Super potere è invisibilità, ma come? Super potere è luce. Sì, esatto. Origine ancora è dubbio. Attivazione. Permanente. Ullala. Nel senso che hai i capelli cotonati. Il tuo potere è sempre attivo. Boom. Altre cose, ci potrebbe stare scrivere nei segni particolari qual è la tua mutazione vestigia divina. In questo caso è il braccio. Braccio dalle dimensioni aumentate con iscrizioni e sti cazzi. E se hai una pitturata di rosso e sei a posto. Infatti le voci nella testa dicono origine dubbia, sicuri. Dubbia. Ancora sì. E per quanto riguarda il difetto, è stupidità. Ma non c'è bisogno di segnare. No, non c'è bisogno di segnare. Normale. E poi si scrive stupidità senza H, senza H. Grado 7. Non so cosa sia, ma grado 7. Il grado per entrambi, sia per il potere che per il difetto, è min, minore. Pensa un minchione. Beh, per stupidità sì, è minchione. Questo è vero. Forse. Altra cosa. Tutti voi...
che avete acquisito un potere, come avrete intuito, avete ora la quinta stat, che è il dado controllo. Control. La potenza è nulla senza il dado controllo. È un D6. Under control. Come funziona il potere super forza? Yeah. Tu al grado minore aggiungerai una volta il dado controllo a tutte le tue prove di fisico. Ma che vuol dire, che tiro due volte o moltiplico per due? No, vuol dire che d'ora in poi tu quanto hai di fisico? Un D4. Tirai un D4 più un D6. E un D6 insieme. D4. Sfigato. Potrebbe anche essere forse cambiata la potenza. Mira il dito. Mira il dito. No, la potenza non è cambiata, però insomma sulle prove di fisico hai un bel bonus. Sì, sì. Conto della partenza. Appunto. Il braccio che si è gonfiato ovviamente è quello con due dita in meno, che erano quelle che mi si erano troncate. È la manina. Dove c'era la manina? Dove c'era la manina, ovviamente. Ci sono soltanto tre dita manona, con la manona. Vedi una serraturona, mettici il braccio dentro. E gira. E gira, vai tranquillo. Ti rompi il braccio con super forza. Ok, sì, ovviamente un'altra cosa che hai notato. Mentre ti arrampicavi prima, preso un po' dalla furia del momento, hai piantato le dita, magari sei riuscito persino a piantare le mani dentro al parquet della nave. Quando l'hai tirato fuori, tutto il braccio era graffiato e sanguinante. Non sei fatto danni sostanziali. Però sei super forte e non super resistente. Ecco. E proprio quello è il senso, diciamo. È un po' Flash che si schianta contro un muro. Ti schianti contro un muro, fai splash. Dipende. Flash è l'esempio sbagliato perché lì entra il tunneling quantistico. Un Flash non è sbagliato, dipende da quale Flash e in che fase della sua storia. Se impara a ballare tra le molecole, passa attraverso il muro. Altrimenti si schianta e si fa male. In realtà anche quello... C'è anche quel problema che lui picchia, si spacca le ossa, ma le guarisce talmente velocemente che... Sì, però male lo senti. Sì, lo senti. Anche tutto. Quello in realtà è una piccola imprecisione. Il tunneling quantistico non è che vibra attraverso le molecole. C'è una percentuale proprio che la molecola riappaia dall'altra parte. Ah, quindi però potrebbe anche no. È proprio quello. Bella tutta meccanica quantistica è ma dopo tutto Flash incasina le linee temporali, quindi non preoccupiamo. Sì, non è quello è il minore dei problemi. Esatto, potrebbe diventare un pro gamer cliccando i pulsanti velocissimo, ci sarebbe avuto tunnel carpale invece che quantistico. In realtà non è Flash, è un coreano. Esatto, semplicemente un coreano. E comunque Flash è il personaggio più minchione, altro che Aquaman della DC, perché è quello che rompe i coglioni più a tutti che altro. Tu puoi far partire i flame. Quello stressa coglioni che ha nemici di merda, non fa un cazzo, l'unica cosa è che modifica le linee temporali e vaffanculo. Solo modifica le linee temporali. Okay. Al centro di tutte le crisi. Tutti voi, per ritornare alla storia, vedete uscire fuori lui. Che sfonda probabilmente una porta. Ed esce in lacrime trascinante il corpo della madre. Allora, Adriana, che è il nome di sua madre. Allora, io sto vedendo. Cala il silenzio, l'unico che si lascia scappare qualcosa è il dottore che si lascia scappare un scheisse. Okay. Vedendo. Io pensavo allora, io sono preso malissimo perché Carter con la T. Allora, Carter sta facendo casino e sta impedendo alla gente di salire sulla scialuppa. Esce questo qua che sembra uscito da un fumetto. Come si dice? C'è gente che sta male, c'è gente che è morta e la nave sta affondando. Sì, io non ho le corna, ma mi sento molto minacciato e mi volto verso di lui facendogli brutto. Succede qualcosa? Facendogli brutto cosa vuol dire? Facendogli brutto vuol dire che cerchi di intimidirlo. Sì, di... esattamente. Tradotto mi incazzo, tradotto come se mi vedi. È vero, lo vedo. Tu stai facendo, al momento stai facendo casino. Io sto facendo casino, però la cosa fondamentale è che io voglio tenere lontano le persone che mi sembrano più pericolose dalla mia scialuppa. Okay, quindi i bambini possono salire, alcuni vecchi sì, i giovani rompicoglioni magari no. Ok, perfetto. Vai quindi verso di lui. Allora, se lo vedo. Sì, tu lo vedi assolutamente. Ok. Tutti lo vedete.
Tu hai verso di lui e quindi immagino che fai una filippica. Anche perché vedi che la famiglia italiana sta tenendo i bambini e sembra un po' disturbata effettivamente da lui. Allora, la prima cosa... Mentre anche Johnny lo sta sempre tenendo d'occhio, visto che ha posizionato la ragazza in assoluto. Johnny, tengo gli occhi. Mettiamola così, visto che sto che con lui ci avevo già parlato, non parto subito di dritto, anche perché non mi sembra il caso. Gli dico... figliolo, qua c'è altra gente che deve salire. Su, ci dobbiamo salvare tutti. Di scialuppa ce n'è una sola. Sei inquietante con sta voce, comunque sappia. L'ultima persona che me l'ha detto è finita con le mie dita. Niente. Capito perché l'hanno scomunicato quando parla di dita dentro. A parte questo, no. Semplicemente non facevo abbastanza, mi perdoni. Incazzandoti. Non sei ancora abbastanza, diciamo, incazzato, ma... No, infatti sto cercando di tenere il... Stai cercando di tenerlo, non succede nulla di particolare. Okay. Tu dimmi come reagisci. Ci saranno anche altre persone, ma non possono salire tutti su questa scialuppa. Tutte quelle... Dopotutto... Che... No, scusi. Tutte quelle che ci stanno devono salire. Il governo ci sta attaccando, ora io devo proteggere la mia... No! Basta che tu arrivi sulla scialuppa. Ho celebrato, cazzo. Vedi che c'è il dottore che cerca di venire verso di te e dirti calma, possiamo affrontare il suo stato clinico. È morta, come lo affronta? Bruciandola. Sto parlando di lei. La smetta lei. No, non sto parlando della signora, sto parlando di lei. Io sto bene. Non ne sarai così sicuro. Mi faccia vedere il braccio. Pum! L'altro. Non questo braccio. Sfondi come della un pezzo del, non so, del braccio. Ma non punto sulla scialuppa. Però non so la scialuppa. Lo guarda, ci dà un'occhiata rapida, mentre vedi che le altre persone stanno cercando di caricare anche il corpo di tua madre sopra la scialuppa. Grazie, trattatela bene. Isel, ora credo che non ci sia tempo. Abbiamo solo questa speranza. Quale? La scialuppa ti indica. Non credo ci sia altro modo. Prete, è la tua occasione. Mi fa del male. Prega. Sì, quando ti tocca ti fa del male, effettivamente. Ti ho anche quanto grazie. Male. Cioè, io l'ho anche chiesto. Beh, grazie. Ti fa ad un braccio, e certo, perché mi ha preso il braccio, tirato a caso quale dei due eventualmente, ti fa ben 15 danni. Bene. Sì. Figliolo, mi fai male, non voglio prenderti a schiaffi di manverso, adesso spostati, e purtroppo lei la dobbiamo lasciare qui, non c'è spazio, devono la scialuppa è per i vivi. Ho capito metà delle parole che hai detto. Questa scialuppa è una scialuppa. E mi tiro fuori il fazzoletto che tenevo in tasca a forma di bandiera inglese, perché sono contro il governo. Comunque. Ma non contro la regina, perché quello mi è stato inculcato fin da giovane. Gli inglesi, esatto, nella regina ci credono, che cazzo. E me la metto in testa e scusate, adesso lo faccio. È diventato un luchador reclamato. È un inglese che ha passato 6 mesi in Messico. Mi sembra giusto. È reclamata in nome della regina. Non salirete su questa scialuppa. Giovane, tieni fermo il minchione, per favore. Qua dobbiamo aiutare la gente. Io lo guardo un attimo. Minchione? No, è come, chi è che faceva Deep 69? Adesso basta! Io inizio a maneggiare con la corda. Rey Mysterio! Inizio ad armeggiare con la corda per... lasciare io no la scialuppa, cioè, nel senso, far scendere la scialuppa. In realtà Johnny e il nero sono riusciti a sbloccarla. Ma c'è altra gente che deve salire? No, siete in un totale di 12 persone, se non vado errato. Mi ha schiantato così tanto. E queste persone sono esattamente il dottore, sì, la famiglia Owen, no, senza la ragazza. Ok. Lo vedete che anche lui ha il viso rigato di lacrime. Johnny e Marianne. La ragazza sembra avere una gamba gravemente ferita.
Altri. Ah sì, c'è l'uomo ferito alla testa. Che sembra chiamarsi Vasili. Che al momento è seduto sul gommone e sta fumando nervosamente. Il gommone, dopo che siete saliti anche voi, viene calato appunto in acqua. Mentre la nave sta piuttosto rapidamente colando a picco, vedete che in giro, tutto intorno a voi, ci sono pezzi di lamiera, pezzi di nave che galleggiano. Quindi l'esplosione che fortuitamente ha colpito la parte opposta della nave in cui vi trovate voi è stata veramente violenta ed è stata proprio un'esplosione. Kabum, noi siamo in mezzo al... all'Indiano. Bene. All'Oceano Indiano, sì. Anzi, c'è anche una piccola descrizione. Il buio della notte... nell'Oceano Indiano dell'Oceano Pacifico. Sì. Il buio della notte è tutto intorno a voi. Nemmeno una luce, se non quella lunare, rimasta ad illuminare la maestosa Amerigo Felicitas, che con un ultimo risucchio viene inghiottita dai flutti. Intorno a voi null'altro che le onde implacabili dell'oceano ed una piccola isola all'orizzonte, a poche centinaia di metri da voi. Ah, che botta di culo, ok. Improvvisamente, quasi non ve ne eravate accorti prima nel casino della situazione, nel buio totale, nella frenesia degli eventi. Effettivamente la nave stava passando vicino a una piccolissima isola che si trova a meno di un chilometro da voi. Io prendo un remo, esorto gli altri a prenderne uno. È a motore. Eh? È a motore. Molto bene. Prendo un remo e gli altri... Bam! Scusi, è a motore. Allora, è a manto. Io accendo. Esatto. Stavo pensando uguale. Sotto e giù! Però ci sono anche i remi. Cos'hai fatto? Sei uno spastico. Allora io... Agge le fumi. Vabbè, allora, io intanto accendo il motore e dico... Beh, l'acqua ci lambisce i piedi. E io dico... Vediamo cosa dico. Dico, signori, ecco la salvezza. Mio nonno diceva, meglio il culo gelato che un gelato nel culo. Andiamo! Okay, ok, perfetto. Cerco di questa è oratoria, sì, cerco di motivare la gente a unirsi verso la salvezza. Dobbiamo raggiungere la terra. Vedi che a parte Vasili e Owen, che dopo aver faticato per aiutare tutti, anche Owen è abbastanza fisicato, abbastanza grosso di corporatura. Owen è il quarterback, vero? No, il tizio di colore è Owen. No, io con i nomi in generale ho dei problemi. Sì, in realtà vi conoscete bene o male lì, a parte quelli che già avevate conosciuto. Il dottore si chiama Schwarzschild, di cognome, e gli altri sì, ecco, Vasili, Owen, Johnny, Marianne. Okay. E la famiglia, visto che comunicano molto poco in inglese, un generico famiglia Ziveri, diciamo che può andare bene. Ok. Uè, Ziveri. I Pedretti. I Pedretti. Esatto. Allora, dista più o meno 700 metri l'isola, e quindi iniziate a dirigervi verso l'isola. Se mi volete dire qualcosa di particolare, io ti posso dire che l'attenzione, diciamo che per lo più è incentrata su di lui, e il dottor Schwarzschild ha diverse attenzioni verso di te. Io sto guardando mia madre morta piangendola. Sì, tua madre è stata coperta con un telo, insomma, una cerata che è all'interno effettivamente della scialuppa di salvataggio. Oh, madre! Madre! La traversata è nel silenzio più totale, a parte i pianti in messicano. Io, se vedo che siamo rallentati o rischia messicano di affondare a causa del troppo peso, butto sua madre di sopra. No, con la madre siete in 13. Senza farmi nessun problema. La scialuppa segnava chiaramente che era per 15 persone, quindi insomma sembra che non abbiate nessun problema. Io dimmi. Ditemi pure. C'è abbastanza. C'è poca luce, vero? È pochissima, solo la luce della luna. Io, vedendo il suo braccio fotonico. Sì, e la luce, sì, del suo braccio che emette debolmente, cioè poco più che le spie di un cellulare. Sì. Quella cosa abbastanza da darti fastidio la notte quando ti svegli. Esatto, sì. Ok. Allora, io mi metto una mano in fronte, sperando che nessuno mi guardi,
Siete in un ambiente grosso, poco più di questa stanza. Vero, però sono tutti scossi, staranno guardando in giro, c'è poca luce. In realtà vi state anche un pochino conoscendo, lì siete proprio tutti. No, allora aspetto. Anche perché io sono paranoico, quindi continuo a guardare. Sì, diciamo che le cose più strane su questa, le cose che attirano di più l'attenzione, anche se ci sono veramente tanti in un momento di panico come un incidente del genere, sono lui naturalmente. Il dottor Schwarz ti sta dicendo, prima ho sentito la tua forza, per favore, ora cerca di contenerti. Io la morte su di noi! E sta cercando di consolarti. Sei cattolico, figliolo? Se non ricordo male, tratto, per giusto per fare un giro, c'era quella cosa per cui nel Sud America c'era un dio che era una specie di... quell'azteco di Fraicaud, Tezcatlipoca, tutto il cazzo in poco, esatto. Mano, sì, come sì. Si chiama? Esatto. In poco mano. Sì, proprio quello. Detto Rocco. Ho appena finito. No, se è tutto cazzo in poco mano non può essere Rocco, deve essere un porno star cinese. Ho appena finito di far giocare i miei, esatto, in Messico, quindi tutte divinità. Avete questa qua. Sì, è questa. Non c'era quella cosa questa che comunque in, no, c'era un blocco, proprio quello. Ah, quel dio della morte è Tezcatlipoca. Non c'era quella è cosa. È già un hashtag tutto cazzo in poco mano. Tutto cazzo in poco mano. Quello questo. Invece il invece tutto mano in poco. In poco non lo so se poco cazzo in grande mano è sicuramente Rocco. Si veniva il cazzo con super forza, però allora aspetta, il serpente alato, brutto dire tutto cazzo in poco mano, il serpente alato è il Quest'Accordo. Sì, aspetta, Tezcatlipoca è il dio della morte e del sangue, quello che volevo dire era non c'era quella cosa per cui in Sud America un hero si era elevato al rango di dio / governo. Assolutamente, si chiama Necat, è il presidente Necat dell'ELU, Estados Latinos Unidos, okay. Ed è niente più che un indios che ha trovato un anello che una volta gli ha fatto proprio evocare un Quetzalcoatl grande come una città, diciamo il Drago Shannon, okay. Per capirci le dimensioni, sopra in Messico. Questo gli ha garantito, non si capisce bene come, comunque il governo della nazione. Evidentemente è un indios, niente di più. Quindi qualcuno dietro c'è, cioè per forza il governo per guidare la cosa, senza dubbio, anche perché lo si vede spesso in TV vestito come un indios con le Nike e che beve una Coca-Cola magari. È proprio molto naif come personaggio, però in un certo qual senso sembra essere il garante dell'indipendenza degli Stati Latini Uniti. Quindi in teoria non si vede, però la domanda mia era una, lo si vede come capo di stato carismatico con sì, potere e quant'altro, ma non a livello di divinità. Non a livello di divinità, è molto però da quando c'è lui, è molto tornata l'attenzione alla tradizione vera e propria del Sud America, cioè meno quella cristiana portata, ma proprio quella più delle origini. Ok, e allora appunto mi riferisco al Dio dei Morti, com'è che era? Tezcatlipoca. Sì. Voi si sperate che me lo ricordi? No, Armando, non ci ho mai sperato neanche con Quetzalcoatl, non ti preoccupare. Sono 5 anni che facciamo fumble, 5 anni che Quetzalcoatl. Meno male, sai perché non abbiamo giocato a Saiyan? Per quel motivo lì. Chiamalo Tezca. Tezca. L'amico Tezca. Ma io non sto riuscendo a ricordarmi lui che si chiama Fukushima, Fukushina. Fuketsuna! No, Fukushima non c'entra. Bene, bene. Io non riesco a ricordarmi lui che si chiama John. Molto bene. Poi anche sbagliate. John Manto. In ogni caso, forse non è cristiano, no? Ditemi, volete fare qualcosa di particolare? Ah no, gli altri elementi un po' dissonanti sono lui, assolutamente, che sparge un po' di negatività in un momento in cui non ce n'è bisogno. Come no? E Vasili, che continua a parlare da solo in questa lingua tipo russo, a guardare nel vuoto e sembra essere allora, molto scosso. Su Vasili non posso fare niente di più che allungargli la bottiglietta di whisky, okay. Mentre cerco che di calmare... Che ti sei riuscito a tenere da parte? La bottiglietta di whisky? Io perdo, tu perdevi la madre mentre io... Antiatomica! Cioè, allora... Tu cercavi la madre mentre io cercavo la bottiglietta di whisky, ma sono irlandese quindi la so trovare molto prima di quanto tu non possa trovare tua madre. Allora, quello che voglio fare è usare le mie capacità d'oratoria, sì? Per dire
due parole, magari cosa ne so, fare estrema unzione alla mamma di sto qua per cercare di calmarlo. Ok, dato perfetto. Che è nella mia visibilità, dato quello che mi ha fatto quando mi ha scosso per sbaglio la spalla, quello più pericoloso qua se è instabile. Cioè, nel senso, quello lì mette a disagio, nel senso, là, c'è l'altro, c'è Carter che mette a disagio le persone, ma è un micro. Mentre invece questo qua si sbrocca, spacca la testa alla gente. E la nave. Ti sembra che sia lo stesso scopo del dottor Schwarz, che sembra essere molto preoccupato di questa situazione. Io contatto, cerco appunto di parlare in maniera, come si dice, riguardosa, il più possibile tranquillizzante, e magari dico, appunto, cioè nel senso faccio... Anche perché io so che i messicani sono molto credenti, sì, ok? Sì, sì, sì. E cerco, come si dice, predico le liturgie per una persona che se n'è andata. Dopo il messicano ti sembra che lui faccia un po' un mix di tutto, credenze popolari, religione cristiana, eccetera. Però so che lì appunto la gente... E mentre stai facendo questo con il dottor Schwarzer, vedi che d'improvviso Owen si alza in piedi e si avvicina. Ti dice, ehi! Vedi che ha gli occhi completamente rigati di lacrime rossi. Sì. Anche mia moglie è morta. Vedi di non creare problemi su questo vascello. Stiamo cercando tutti di salvarci la vita. Figliolo. Anch'io sono nella tua stessa situazione. Figliolo. Quindi no, tu sei riuscito a sposarti. Mino! Ho detto di stare caldo. Cosa? Bam! Aiuto, Manto, aiuto. Lo schiaffone, ma non ho... Provi ad allontanarlo. E così eravamo in 13, siamo arrivati in 12, forse 11 se qualcuno era dietro a Uber. Legale. Ragazzi, io uno dei primi aneddoto uno dei primissimi playtest è finito con i giocatori che si sono trovati da soli sopra la scialuppa di salvataggio per questa avventura. Ce n'erano due che avevano una pistola in mano. Voi qua sopra non salite, voi qua Mexican sopra non salite. Come? Voi non salite, ho detto non salite. Andati da soli. Finiti tutti i PNG prima della regola dell'isola. Così proprio. Sono paccato. Sì, in realtà poi... Sei imbaccato, è diverso. Fai ancora in tempo ad affondarci mentre andiamo verso l'isola, non ti preoccupare. Provi a dargli... Poi sì, dargli in realtà lo sto spingendo via. Sì, chiaro. Con foca. Fammi un per colpire. Con foca. Quindi io tiro la In realtà mi devi tirare un riflessi. Anzi no, per spingere giusto fisico, quindi di 6 più di 4. Hai qualche abilità su fisico? Direi di rugby. Io abilità ho a recitare auto italiano, inglese e spagnolo. Ho finito. Ok, perfetto, vai. Ah, però 4. Ovviamente lui prova a... Potrei essere stato pacato, davvero. Prova a scansare. Non ce la fa. Ha tirato un 3. Mi dovresti tirare un D8. Ah sì? Questo il D8 equivale a? La locazione. Ok. 7. Dovrebbe essere una gamba. La gamba destra. Ok, lo colpisci, non gli fai da seduto, gli prendi una gamba e lo fai indietreggiare di un metro colpendolo. E vedi che, vedi che si tiene la gamba. Io mi alzo, mi metto in mezzo subito e gli dico... Anche perché vedi che allo stesso tempo si alza subito anche Johnny. Io proprio mi metto in mezzo e gli dico... Amici, questa è una situazione difficile. Se cominciamo a litigare fra di noi, non finiamo da nessuna parte. Ognuno elabora il lutto a modo suo. Cerchiamo di calmarci. Io mi metto una tre capelli e dico: è quello che vogliono. È quello che vogliono che ci ammazziamo tra oratoria. Di noi. Oratoria. Posso tirare giù specializzato in sta roba. E di parte di voi. Sì. C'è anche il tempo. Ci vorrà qualche minuto per arrivare là. Volendo ti puoi prendere anche un po' più tempo per ottenere un bonus, nel senso, certo. Certamente, io parto così. Perfetto. E poi gli dico: non vi rendete conto? Questa è una situazione di crisi, è importante che collaboriamo. D'altra parte, il signor... Com'è che si chiama lei? Il signor è un po' agitato. Non dovete cercare di spingerlo ad agire come volete voi. Lo farà semplicemente esplodere. Siate la parte migliore. Perfetto. Puoi farmi il tiro sul D8 o prendermi la media. Ti dico anche: i tiri per convincere gli altri tendenzialmente hanno come difficoltà la difficoltà base la psiche.
Certo. Quindi devi fare pari o più della psiche. I personaggi non giocanti, sì, di solito vi dico anche che partono non da psiche piena come i giocatori, di solito, certo, partono da 4, diciamo. Ecco, considera che inoltre io partirei dal D8, quindi se mi prendo più... Se mi prendo più tempo, come funziona? C'è una tabella di avanzamento. Allora, io parto dal D8 perché ho mente un D6, ma ho oratoria. Sì, al D8. Quindi parto dal D8. Prendi più tempo, quindi si abbasserà la difficoltà. Avrai un bonus sulla difficoltà. Quindi la difficoltà sarà se più la difficoltà fosse 5, prendo la media. Esempio, a quel punto prendo la media. Sì. Però, se io nel frattempo invece insistessi sul fatto che lui è uno schiavo del governo che sta cercando di farci ammazzare tutti, perché... Io lui. Tutti e due. Ma è importante. Sì, è una prova contrapposta, direi. Perché il governo è arrivato e ha preso persino noi che stavamo sulla nave e non ci facevamo i fatti nostri. E io invece tiro solo un dado da 6 perché a meno che non funzionino le droghe e che non ho sparso nell'acqua prima. No. Bravo! No, no, l'acqua l'hai sparsa, praticamente, in qualche modo. Ok, perfetto. Vedi che la gente proprio non ti sta... non ti sta cagando. Sono invisibile. In compenso, anche se sta parlando da solo, ogni tanto Vasili vedi che si volta verso di te e fa da. Bravo. Lui ha capito. Da. Lui è l'unico che ha capito che il governo è contro di noi. L'unico proprio. Tutti gli altri stanno invece ascoltando lui. Ok. Ti dico appunto, per questo tipo di prove è la media della psiche di tutta la gente. Ok. Hai un malus di aumenta di 1, che è 4, aumenta di 1 la difficoltà perché stai cercando di convincere un gruppo di 10 o meno persone, okay. Poi aumenta a scalare, quindi 5, ho tirato 6, ci hai messo anche più tempo, quindi volendo anche 4, tornava la difficoltà. Tanto quello diciamo che mi interessava è che non si ammazzasse fra di loro. Johnny si alza e non fa altro che prendere per un Watts Owen e dirgli... Ok, calma. E vedi che tutta la gente sembra essere rinfrancata, il focus dell'attenzione ritorna tutto completamente su... Mettiamoci in salvo. Raggiungiamo la cazzo di isola, ok. Esatto. Non mi stanno ascoltando, non capiscono che moriremo tutti se perseguiamo da questa parte. È grappa! Sì, tu l'unica cosa che succede per tutto il resto del viaggio è che continui a scambiarti ogni tanto delle occhiate con Vasili. Io inizio a parlare con Vasili, nessuno dei due capisce niente di quello che diciamo, però ci diamo ragione molto. Sì, credo che più o meno sia così la conversazione. Diciamo che quello che riesci a percepire è che è una sorta di... deve essere una sorta di filosofo, scrittore, qualcosa di indecifrabile. E che se non mi voglio fare di piesto qua, se smetto di glu. scusate, troppo alcol oggi, troppo tanta sete. E sì, e che anche lui è abbastanza paranoico su tutto quello che è successo e ti sembra di anche tu pensi che non sia comunque tutto, cioè non è un caso questo. Non può essere tutto un caso. Yes. Il problema di comunicare con lui è che tu già sei un po' viaggiato di tuo e che lui ogni tanto inizia a parlare in rosso. Cioè così. Ah, aiuta! Però io do ragione a lui, lui dà ragione a me dicendo da. Sì, però siamo... siete proprio sulla stessa identica linea. Ok, dopo una quindicina di minuti, in realtà, se non mi... non avete delle richieste particolari, no. Siete a una sessantina, cinquantina di metri dalla riva. Ok. E proprio in quel momento la vostra inesperienza in campo di mare fa succedere un altro piccolo casino. Ci schiantiamo? Ossia, vedete che acqua inizia a entrare copiosamente sopra il... Dov'è Simone Buonavita quando abbiamo bisogno di lui? La popa, la prua, le poppe, il castello. Qualcuno abbassa un remo in acqua e capite tutti facilmente che avvicinandovi alla riva siete passati sopra a una barriera corallina che ha lacerato completamente il gommone. E io mi preoccupo per la barriera corallina. Non per noi che siamo a bordo. E quindi in realtà 50 metri nell'oceano è brutta. E quindi in realtà tutti in acqua. E ve la dovete fare
fino arriva a nuoto. Qualcuno ha capacità di nuoto? No, ma mi aggrappo alla sua madre che essendo un cadavere probabilmente sta a galla. Che sia una merda. Perché i miei TG sono delle persone di merda. Il dottor Schwarzschild, mentre okay, la gente si sta preoccupando di buttarsi in acqua, ti allungo la mano. Ti guarda e ti dice: la lasceremo all'oceano. La madre all'oceano, va bene. Vedi che si volta verso di te e ti dice: sarei un padre, dica due parole. Intanto lo sto buttando. Non rida. Non è che sto ridendo, che questo cambia accento da volte di quattro frasi. Sì, quello è vero. Hai il superpotere della nazionalità invisibile, cazzo. Allora, la gente inizia a dubitare. È un mutaforma messicano. Allora, arrivo, scusa. Sì, sì. In realtà le due parole le ho dette prima. Ah, no, invece non è vero, non le ho dette prima. Evidentemente il signore voleva Spichaff che fosse così. Di grignolare i denti. Qualcuno che l'allontana correndo. Non disperare, perché lui voleva che tu sopravvivessi, che tu fossi vivo. Ho perso anche un accento, merda. Voleva che tu sopravvivessi, che tu fossi vivo, magari per salvarci. Su, nuota. Nuota per la tua salvezza. Io sono El Salvador. El Salvador, figlio della madre. Preparati a morire. Ok. Vi buttate quindi in acqua dopo questo funerale ufficiale. E io cerco di accendere le corna. Chi lo sa che mi aiutino in acqua? Forse affondo. Aspetta, chi è che io non lo so. Chi è che era ferito? Allora, è ferita la ragazza Marianne e Vasily alla testa. Quindi anch'io non ha alla testa. La ragazza però, come vedete... Sì, anche lui in realtà. La ragazza però, come vedete... non ha troppi problemi perché viene aiutata continuamente dal fratello che le sta addosso, come che si chiama Jamie Lannister. Certo. Cersei. Ok, del 2012 questa avventura. Non esistevano quelle cose. Allora, cioè, nessuno sarebbe scopata sua sorella? Chi? Nel mondo? Ah, a parte che non esisteva la serie, ma Martin ne aveva scritte. Ah, direi di che siamo alla sesta stagione, siamo nel 2016, che vuol dire che se torni indietro... C'era lo stesso. C'era. Io non riesco a fare l'addizione, di figura di sottrazione. Comunque, non so niente, 2 più 1. Allora, faccio un tiro. Vediamo un po'. Sì. Le sta addosso sì come un francobollo, dicevamo, e gli altri escono tutti bene o male a nuotare. È una bella nuotata. Io se vedo qualcuno che però si impantana, sì, nel nuotare lo slancio in avanti. Anche perché se non una prova di fisico tu trovi abbastanza è la volta buona in cui farei 1-1. Sì, no, il mare comunque è liscio come un olio. E beh, perché dopo la barriera qua arriva, giusto? Esatto. E quindi riuscite ad arrivare tutti a riva alquanto facilmente. È la versione qua... supereroe di Laguna Blu. Adesso tu metti un piede su un pesce velenoso. Stavo per dirvi, avete tutti i due punti fatica per quello che è successo prima addosso. Non vi faccio fare una prova d'affaticamento perché non è necessaria. Però tu adesso quando sono tutti affaticati splatti la testa a tutti e rimani con la tipa della Laguna Blu. Guarda che è quello che avete ascoltato la bambola. Però a quel punto tornerà la madre dall'oceano zombie a romperti il cazzo per sempre. L'hai sposata esatto. Prima pisupisino senza l'anello. Esatto, considera che potrebbe di aver splattato la testa al se prete. uccidi il prete e il come si dice, e il complottista, può anche diventare una fantastica serie TV anni 80 dove facciamo a volte delle comparsate, per esempio entriamo dalla finestra della... Oppure io vado a cercare una botola sull'isola che... non si capisce come mai siamo arrivati qua. E poi quella cosa blu, che cosa sarà successo? E perché c'è un'ombra che uccide le persone? Ma chi lo sa? Invece della sigla di Urban Isola, la prossima volta mettiamo un... Tanto non si piega un cazzo. Che poi più o meno così, il nostro... così, eh? Quando esce fuori il logo nel video. Più o meno avevamo fatto la Lost. Una sabbia fine e morbida vi accoglie mentre muovete i vostri primi passi sull'isola. Per un attimo tutto vi fa sperare che le cose siano andate per il meglio, mentre gli altri naufraghi si iniziano a interrogare sul vostro futuro.
Avranno già contattato i soccorsi. Dove ci troviamo? Cosa sarà successo alla nave? Siete su una spiaggia, quindi proprio sabbia finissima, spiaggia tipo tropicale, diciamo. E sì, dopo qualche decina di metri dalla riva iniziano subito le sterpaglie e poco dopo una fitta foresta. Quindi siete tutti piuttosto stanchi e chi più chi meno si riposa sulla riva. Diciamo che sono già formati dei piccoli gruppetti. Schwarzschild è con voi, in quanto è particolarmente affascinato e sembra quasi sentirsi responsabile del fatto che lui abbia dei poteri. La famiglia Ziveri starà in disparte, in quanto hanno un figlio che avrà una decina d'anni o meno e una figlia adolescente. E quindi cercano il tutto e per tutto di tenere il nucleo familiare unito. Insieme a loro anche Owen, Johnny e la sorella Marianne. Stanno facendo un piccolo gruppetto da loro parte. Vasili sta girando nervosamente sulla spiaggia, probabilmente insieme a te. Ok. Assolutamente. Il dottor Schwarzschild, unica cosa, ogni tanto fa la spoletta da Marianne per assaggiare. Infatti stavo per dirgli, lei è un incompetente, cioè questo è evidentemente sano, quella è evidentemente ferita, la smetta di minchieggiare con il super. Sì, vedi che ti prende un attimo in disparte, ti dice. Mi dica. La ragazza ha palesemente la gamba fratturata. Dovremmo trotto, cercherò il modo di steccarla o qualcosa del genere. La frattura però è scomposta, credo sia in parte anche esposta da quello che ho visto. Ma non sottovaluti la presenza di un hero in questo momento, potrebbe essere tanto la salvezza quanto la più grande sfortuna. Io mi avvicino a loro mentre dice questa cosa e dico: sicuramente sarà una grande, grandissima sfortuna. Io sono al servizio del governo, lo sanno tutti. Se ce n'è uno tra di loro e noi siamo arrivati qua, sicuramente ci uccideranno, perché se questa è un'isola su cui non volevano farci arrivare, tanto che hanno fatto affondare un'intera nave con degli innocenti a bordo, figuriamoci se un hero ci lascerà in viva. Avete visto cosa può fare alle teste? Signor Carter? Sì? Quell'uomo dalla forza straordinaria appena ha perso la madre. Ma avete visto cosa può fare alle teste della gente? Ci schiaccerà figliolo, le cervella. Figliolo, leva che possiamo dire qualcosa. Figliolo, lei è un quando demente. Quando dice sto schiacciando una noce di cocco. Figliolo, lei è un demente. Lo deve trattare gentilmente e deve smetterla di seminare il panico. Appunto per quello credo che sia... senta, signor Carter, magari potrebbe aiutarci recuperando Vasili? Lo vedi che sta salendo sopra delle rocce. È l'unico che ha capito qualcosa. Io mi volto verso il dottore, gli allungo la fiaschetta di whisky e gli dico: se dovrà ridurre la frattura potrebbe fare buon uso di questa. Non abbiamo anestetici, purtroppo. Credo che dovremmo razionare tutto quello che abbiamo con noi. Beh, sicuramente il mio personaggio si incammina nella boscaglia. Opla. Sono già 11:30. Allora possiamo anche interrompere qua l'arrivo sulla riva e la prossima volta faremo fumble. Non so se sono una brutta persona, ma c'è il treno. No, la boscaglia non è dietro i microfoni. No, no. Fate minchia mino, Sì, voglio fare dietro ai microfoni così lui soffre. Matteo, ma tu vai via, vero? Mannaggia, ciao! L'hai detto tu, che ci ha fregato! È il governo che ci ha fatto credere! Fate qua c'è il cilindrone di patatino. Sì. Che adesso ne abuseremo dopo la diretta. In che senso ne abuseremo? Sessualmente. Ok, bene. Va bene, avete visto l'inizio alla Lost di The Fifth. Vi dico subito che punti esperienza, se li dovessi dare... Sì. Sono buoni per l'interpretazione, diciamo, per la qualità vi siete lasciati scappare tutto il kit di sicurezza che c'era sopra il gommone, nonché il gommone che con un minimo di poteva fare un sacco. Allora sai cosa ti dico? Io ci ho pensato, ma il mio prete non ci avrebbe mai pensato. Sì, no, ok, quello neanche ovviamente. Un complottista ci avrebbe pensato. No, un complottista invece forse avrebbe pensato. No, perché però i medicinali all'interno sarebbero stati del governo, capisci? In realtà così non aver cercato di recuperare roba nelle cabine, perché chiaramente rischiavate la vita, però potevate riuscirci a recuperare qualcosa di utile.
Oh, adesso è tutta sopravvivenza sull'isola, come, cioè, potete accendervi dei canali di VMAX tutto il tempo fino alla prossima sessione. La prossima sessione Man vs Wild va perfetto. Da è perfetta la prossima sessione. Io ho in mente cosa fare anch'io, ed è uccidere tutti voi. Ma finirà urlando scie chimiche, scie chimiche. Finirà malissimo in rissa proprio. 1-1 punto. Esclamativo 1-1. Assolutamente. Sì, cosa vi aspetta dall'isola? Non è che sei anche vegano, vero? Assolutamente sì. Sull'isola sono cazzi tuoi forti. Quello mi pare il minimo, e anzi, sull'isola sarò l'unico contento. No, è vero, perché è vero, non ci sarà altro da mangiare che palme e luci di cocco. Così viene delle proteine pian piano. Ah, però l'olio di palma. Esatto. L'olio di palma, ma l'olio di palma naturale che estraggo io è quello estratto dalle multinazionali. Giusto. I complottisti hanno sempre una giustificazione per ho anche un magnete grosso come la mia testa da appoggiare di fianco alla mia tenda in modo che assorba le scie chimiche. Hai visto? Cioè, le cose essenziali nel quelle che servono un sacco. Ad ogni modo, quello che avete ascoltato era Fumble Urban Heroes 2 Origin Story. Io sono cornuto, non ho ancora capito cosa faccio. No, sei un prete, sei cornuto. Eh beh, questo è vero. È giusto. Mi spiace. O ero arbitro, ero prete, dici. Una mi spiace per te. Abbiamo più o meno scoperto quali sono i nostri poteri. In realtà il prete ha solo scoperto delle corna. Un palco, una specie di palco di osseo sulla... Come Blue Devil. Compagna anche la rubato... faccia. La faccia è completamente mostruosa. Bene. Se vuoi farlo bene, quando ti fai crescere le corna, parli solo in rima. Bellissimo. Questa la capiranno in pochi. Se non la capite, andate a leggere i fumetti della DC, ignoranti, che non siete altro. È il demono, dai. Etrigan, bellissimo, leggetevi il ciclo di John McKenna, che sono tre numeri. Tre numeri, ma sono bellissimi. Ma in realtà bellissimo, sai, anche è stato bellissimo un ciclo di Etrigan e Lobo. Bello anche quello. Stranamente, cioè, nel senso, Lobo è molto cacciarone. Quello invece era bello. Anche il suo comparso in non è brutto. In Swamp Thing sono molto belli. Ah, sì, è vero. Poi anche lì c'è un mini ciclo. Mini, però molto, molto bello. Andate a leggere qualunque cosa di Etrigan, sostanzialmente. E di Jason Blood. Esatto. Se volete scoprire di più su Urban Heroes, andate sul sito di Urban Heroes. www.urbanheroes.it. Più semplice di così, non è difficile farla... da immaginare. C'è anche il social network dei supereroi adesso. Assolutamente, sì, bravissimo. In cui dopo speriamo di vedere anche i vostri personaggi. Assolutamente sì. Personaggi di cui abbiamo fatto le miniature, che saranno su fumblegdr.it a breve, e nel video che metteremo su YouTube della GoPro appena riusciamo a montarlo. Bellissimo. Cazzo figata. Ci dispiace che Roberto non fosse qui, perché il suo personaggio non avrà una miniatura. Questo è quanto. E non sappiamo esattamente quando sarà la prossima puntata di Urban Heroes. Sarà presto. Ve lo faremo ovviamente sapere su Twitter @FumbleGDR e @UrbanHeroesIta. Of course. Giusto? Sì. No, su Twitter è UrbanHeroesRPG. UrbanHeroesRPG, ho sbagliato. Ve lo faremo sapere anche su anche su Facebook. Ve lo faremo sapere su qualunque social network disponibile all'umanità. Ringraziamo Spreaker, che ci fa andare in diretta, e YouTube, che ci fa andare in diretta video, e soprattutto che ci fa mettere il video caricato un paio di giorni dopo. Grazie. Della GoPro. Andate a comprare il manuale di Urban Heroes, perché è un bellissimo manuale, ne vale veramente la pena. Io ho avuto modo di giocare a Urban Heroes, ho avuto modo di giocare al gioco in scatola che state preparando, è tutto molto molto bello. Vi auguro. Lo distribuite? È distribuito anche anche su Amazon? Urban Heroes? Sì. Urban Heroes su Amazon ci dovrebbe finire di sponda tramite la Raven. Quando succederà, o se è già successo, passate dal nostro link quando lo comprate. Esatto. In questo modo fate un favore a tutti e due. Date dei soldi a loro, date dei soldi a noi. Lo metteremo noi su Amazon e vaffanculo. Fantastico, va assolutamente. Facciamo bene, bene. Perfetto, perché danno dei soldi a voi, danno dei soldi a noi. È tutto bellissimo. E si divertono. Soldi per tutti, è tutto bellissimo. Danno dei soldi a tutti, loro hanno il manuale, e il manuale è molto bello, giocateci. Meglio di così se muore. E noi ci sentiamo tra due settimane, perché settimana prossima Fumble non andrà in onda, dato che, mea culpa, sono a Londra a godermi il compleanno della mia ragazza.
Ah, e senza Claudio non facciamo un cazzo, avete capito? Perché noi siamo pigri. Per cui io sarò alla Forbidden Planet, sarò da Orcs Nest. Ti lascio l'elenco. Noi ci siamo detti, non è assolutamente un problema, veniamo qua e facciamo una puntata. Quando io ho cercato, quando abbiamo cercato di approcciarci al mister, al mixer, e io ho cercato di approcciarlo, non lo so, con parti del corpo che non comprendevano le mani, abbiamo capito che era meglio evitare. Il mister, tra l'altro, adesso è sotto al tavolo, quindi non ci puoi più arrivare. Lo hai fatto apposta, vero? L'ho messo fuori da ogni hai fatto bene, portata. Di organi più o meno, anche se mi sento più ben disposto verso il non esprimiamo. Lo chiamiamo mister. Se adesso volete dare supporto a Fumble GDR, potete o andare su fumblegdr.it e usare il tasto dona, o andare su qwerty.it e usare il tasto dona alla pagina qwerty.it/associati, yes, o associarvi semplicemente a QWERTY. QWERTY è un'associazione culturale che produce podcast, ha prodotto questo, ha prodotto come quel gioco che facciamo io e Roberto in cui ci occupiamo di giochi da tavolo. Prodotto Continuo. L'ultimo, sì, Continuo, che appena avrò dei momenti liberi produrrà delle nuove puntate, ma soprattutto nel frattempo ha prodotto Senza Rossetto Nella Cabina Elettorale, Whee! Che è un podcast, a differenza di Fumble, serio, che si occupa di storia e di società. Si occupa in particolare delle donne nel 46 e di tutto quello che è successo intorno al referendum Repubblica Monarchia, diritto di voto sì no alle donne. Però andate ad ascoltarlo, tra cose non banali. Pochi giorni esce la terza puntata, ci sarà una quarta puntata e poi appena riusciremo, stiamo già lavorando con Giulia e Giulia per produrre altre puntate in modo da portare avanti questo progetto che è storicamente importante, è culturalmente importante e è una cosa che ci interessa molto. Dovrebbe uscire anche l'ultima puntata di Spoiler domani. Guardate QWERTY com'è frizzante. 1, 2, 3, un sacco di varietà, un sacco di contenuti. Vi ringraziamo se avete partecipato al sondaggio di QWERTY su QWERTY.it/survey. Non è più attivo perché abbiamo raccolto irraccoglibile. Bene. E adesso ci stiamo attivando per andare da delle aziende a chiedere dei soldi al posto vostro, se in modo che non dobbiate andare su QWERTY.it/associati e darci i vostri soldi. Ebbene sì. Ultimissima cosa, andate su iTunes e lasciate dei voti a 5 stelle e delle recensioni possibilmente scritte di questo e degli altri podcast, perché se lo fate noi scaliamo le classifiche, finiamo in home page, finiamo tra i nuovi degni di nota e più gente troverà i nostri podcast. E ne potremmo fare sempre di più e sarà sempre più bello. E quindi il gioco di ruolo si sparge sempre di più e oltre ai giochi che abbiamo provato finora e proveremo ancora altri, sappiate che certo. La prossima puntata di Fumble sarà l'ultima di Dragon Age con lo scontro finale con Acclesius. E a questo seguirà probabilmente una nuova incarnazione di, lo diciamo? O una nuova incarnazione di Stormtroopen, se Roberto si prepara, o una nuova incarnazione di Shadowrun, che non abbiamo mai provato. Perché se si prepara Claudio al posto di Roberto. Io volevo fare tanto 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 Cyberpunk e l'ho detto una volta e Claudio mi ha risposto: ma perché non Shadowrun? Poi l'ho detto un'altra volta e Claudio mi ha detto: ma perché non Shadowrun? La terza volta mi ha dato il manuale fisicamente in mano e mi ha detto: leggi Shadowrun. Va bene, d'accordo, penso che giocheremo Shadowrun. Era un suggerimento così. Così buttata lì. E in realtà è figo fighissimo, io avevo giocato il videogioco tanto al tempo che fu, sì. E sinceramente non so più. Il videogioco che hai giocato tu probabilmente però era lo sparatutto in prima persona, sì. Dopo quello sparatutto sono usciti tre giochi di ruolo della Harebrained Schemes, mm-hmm, di cui ho parlato continuo e che vi invito a giocare. Fino a ieri erano in sconto su GOG, purtroppo i saldi di GOG sono finiti, chiaro. Mi spiace per voi, però qualunque prezzo voi paghiate per quei giochi ne vale veramente la pena. Sono abbastanza brevi rispetto ad altri giochi di ruolo come possono essere Baldur's Gate, Dragon Age o la combriccola della Black Isle, però sono molto ricchi di background, sono a turni, quindi li potete anche giocare tranquillamente senza dovervi preoccupare in tempo reale di "oh mio Dio, metti la pala di fuoco" in quel punto. Perfetto. E l'ambientazione è una delle più belle che io abbia mai di Shadow, mai visto, sì. Ma pensa, non lo sapevo. Ci sono Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall, che era un'espansione di Returns che è diventata campagna a sé stante. Dragonfall è il fallo del drago, Sì, sì, sì. Conosco l'inglese. È chiaro. E Shadowrun Hong Kong, che è
il più bello dei tre, secondo me. Perché tutto quello che è ambientato a Hong Kong ha quel sapore da Grosso Guaio a Chinatown, che ha una marcia in più. Andatevele a scaricare, GOG.com ci sono tutti, ci sono anche per Android, però data la quantità di testo che c'è, o ci giocate da un tablet molto grande o ci giocate da un computer. Detto questo, noi ci sentiamo tra due settimane di nuovo con Fumble, sempre su fumblegdr.it e su QWERTY.it, in diretta su Spreaker e su youtube.com, sul nostro canale di YouTube. Andatevi ad ascoltare Come quel gioco e basta, direi basta. A fra due settimane. Che la forza sia con voi, non è adatta in questo, caso, e con il tuo spirito, così è adatta. Caso è Riot Now. Riot Now, Riot Now. È l'hashtag che dovreste usare, o oppure... anche versus Predator, che era Juan versus Predator, Juan versus Predator, sì. Oppure nella notte più profonda, nel giorno più splendente, nessuno sfugga alla mia ronda. A fra due settimane. A fra due settimane. Ciao. Fumble.